Buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutte e a tutti, buongiorno, salve, benvenuti a questo secondo workshop che fa parte, diciamo così, del progetto europeo Jean Monnet, la finanza e impatto sociale per le politiche del lavoro e del welfare, sfide e opportunità per le amministrazioni locali. Il titolo di questo secondo modulo è Dalla teoria alla pratica, modelli, interventi ed esperienze. Come potete vedere, rimarremo insieme dalle ore 9 alle ore 13. Vi ricordo che questa sessione è registrata e quindi TSM, in qualità di responsabile, ti informa che la tua voce o immagine, qualora ripresa e registrata durante lo svolgimento del presente evento, potrà essere trasmessa attraverso il canale video streaming utilizzato per finalità didattiche oppure essere ceduta al committente del progetto per utilizzo dei dati autonomi in qualità di titolare. Ovviamente, attivando la vostra webcam e il vostro microfono, acconsentirete alle finalità di qui sopra. Ovviamente, se invece non volete essere ripresi o registrati, potete disattivare la vostra webcam e il vostro microfono. Si tratta appunto del secondo modulo di questo progetto europeo Jean Monnet. Il precedente si è svolto giovedì scorso, sempre dalle ore 9 alle ore 13. Questo è il panel di questa mattina, un panel ricco, diciamo, di interventi. Non mi soffermo oltre, poi lascerò la parola agli interventori. Questa è la vostra schermata principale. Io vi chiedo, come sempre, di impostare correttamente i vostri dati al momento in cui fate l'ingresso nella stanza di Zoom, cliccando sull'icona partecipanti e poi su rinomina accanto al vostro nome, perché così in questo modo riusciamo a tracciare correttamente la vostra presenza, a rilevarla correttamente. È attivo lo strumento della chat, quindi se avete delle domande, potete anche scriverle e inviarle tramite la chat. Noi organizzatori le vedremo e potremo rivolgerle direttamente ai relatori. Vi ricordo che quest'oggi, come ho scritto nella mail di convocazione, è attivo lo strumento dell'interpretariato. Quindi, se volete ascoltare, diciamo, gli interventi dei relatori stranieri in lingua italiana, in basso sul vostro schermo dovreste vedere l'icona di un piccolo mondo. Ecco, cliccando lì potete selezionare la lingua che desiderate ascoltare, appunto, la lingua in uscita. Se invece volete rimanere così aggiornati rispetto alle attività formative di TSM, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Io interrompo la condivisione del mio schermo e lascio la parola al professor Riccardo Salomone. Grazie, sì, un benvenuto, un saluto a tutte e a tutti per questo nostro incontro che ritengo molto importante perché ci consente di chiudere il cerchio dei nostri ragionamenti che sono iniziati ormai un po' di tempo fa su questo tema molto importante, a mio avviso delicatissimo e anche scivoloso per molti aspetti. Per cui questo ultimo modulo del nostro percorso finanziato dalla Unione Europea nell'ambito delle azioni Jean Monnet, credo ci sarà molto utile per chiudere alcuni dei ragionamenti che sono rimasti aperti nei precedenti e in particolare credo che l'importanza del modulo sia legata proprio al fuoco, il fuoco che si sposta dall'analisi teorica, dall'indagine, diciamo più di tipo analitico sugli aspetti che riguardano il welfare, le politiche del lavoro. E gli interventi, diciamo, di sostegno alle persone e ai territori verso la pratica. Quindi la nostra ambizione, il nostro obiettivo era di tenere insieme i due aspetti, l'aspetto teorico e l'aspetto pratico, e il webinar di oggi vuole provare a calarsi nella pratica, nel concreto, guardando i modelli, guardando gli interventi, guardando le esperienze che esistono, guardando, direi, quelle situazioni in cui vi sono degli avanzamenti più significativi rispetto al nostro paese e anche al nostro contesto territoriale. Perché è vero che il nostro progetto non ha diretto aggancio territoriale, però è vero che noi siamo a Trento, o meglio, oggi siamo tutti a distanza e forse ognuno in un diverso luogo del mondo, ma senz'altro il progetto è incardinato su Trento, sull'Università di Trento, sul Trentino, un territorio particolare, se volete piccolo. Un territorio di relativa avanguardia rispetto al contesto italiano, è la parte dell'Italia che ha maggiore spinta, ha
a diciamo, dati migliori in termini di PIL, in termini di occupazione, in termini diciamo, di benessere relativo. È un territorio che però rispetto ad altri contesti europei senz'altro sconta qualche difficoltà anche di innovare, di cambiare le modalità di azione, di cambiare la propria capacità di agire, aggredire i problemi. Per cui penso che ragionare, sia pure in un webinar di questo tipo, di pratica, di interventi, di esperienze che sono state costruite, realizzate altrove, ci possa essere molto utile, sia come ricercatori, come ricercatrici, come studiosi del tema, sia come pratici, sia come policy maker. Per cui spero di ricavare dalla mattina di oggi delle indicazioni che ci possano aiutare anche nel processo di costruzione di soluzioni migliori e innovative. Non voglio anticipare, diciamo, i contenuti, perché ci sono relatrici e relatori senz'altro molto più esperti di me su questo tema. Io sono un giurista del lavoro di formazione, quindi mi occupo di regole, mi occupo di regole del lavoro, dei sistemi di welfare, di relazioni sociali. Quindi non voglio anticipare un discorso sui contenuti, in particolare quando questi contenuti sono spostati, come è il caso di oggi, sugli investimenti, sui programmi, sugli strumenti, diciamo, anche di tipo finanziario che servono alla costruzione di scenari di impatto. Però vorrei dire tre cose che secondo me possono esserci utili per collegare i discorsi fatti nelle occasioni precedenti ai discorsi che potremo fare oggi. Allora, il nostro paese, lo dicevo prima, è un paese che ha dei punti forti, e il nostro territorio ha dei punti forti. Tra questi vi è senz'altro quello di avere un grande risparmio privato, una grande quantità di risparmio privato che potrebbe essere messo in circolo in progetti che hanno finalità pubbliche. Ecco, mi sembra che questo link, questo legame fra il risparmio privato e le finalità pubbliche sia ancora in gran parte inespresso nel nostro paese, e su questo dovremmo lavorare molto. La seconda cosa, il secondo elemento, è che l'Italia e il Trentino anche ha una forte presenza di attori sociali, di attori sindacali, di forze sociali, insomma di player che presidiano il welfare, il lavoro e le tematiche dell'occupazione. Ecco, penso che questi player dovrebbero essere valorizzati e, diciamo, tenuti dentro a progettualità innovative. Per cui questo, che è un punto di forza e per alcuni aspetti potrebbe essere considerato da parte di attori e di soggetti stranieri un punto di debolezza, io credo debba essere trasformato in un'opportunità. E infine, la terza e ultima cosa, il Trentino e l'Italia ha una pubblica amministrazione molto forte, e da molti punti di vista, che è stata, diciamo, forse anche bistrattata nell'ultimo periodo, e invece questa pandemia ci ha insegnato quanto sia importante il ruolo del pubblico, il ruolo della pubblica amministrazione. Ecco, io vedo anche qui un elemento di miglioramento potenziale. Dovremmo essere capaci di valorizzare la pubblica amministrazione nel suo ruolo di attore di questi processi. Per cui, mettendo insieme i tre elementi, il risparmio, gli attori sociali, gli attori privati forti e la pubblica amministrazione forte, forse potremmo realizzare una triangolazione che è utile anche a ragionare di questa strumentazione. Non voglio aggiungere altro, seguirò con molto interesse i lavori della mattina e poi, se avrò la possibilità, cercherò di interloquire con i nostri relatori e le nostre relatrici. Cedo la parola alla dottoressa Silvia Bruno per un saluto. Un buon lavoro e una buona giornata. Grazie Riccardo, buongiorno a tutti e a tutte. Io voglio davvero occupare uno spazio minimo in questa mattina, semplicemente per ringraziare, come già fatto la settimana scorsa, l'Università degli Studi di Trento e in particolare il professor Salomone e la dottoressa Cristofolini per aver voluto coinvolgere TSM in questo progetto ambizioso che, come è già stato ricordato, non è solo un'attività di queste due mattine che stiamo vivendo insieme, ma che ci sta portando appunto a collaborare da alcuni mesi. È un'attività ambiziosa e di conseguenza TSM è assolutamente insomma felice, orgogliosa di poterne far parte. Riconosco, ovviamente, perché è corretto farlo, di aver avuto in questo progetto un ruolo minimo rispetto magari a tante altre occasioni in cui ovviamente mettiamo, di come dire, sul piatto anche altre nostre
competenze anche a livello di progettazione, ma è giusto così, nel senso che abbiamo unito le forze, come sempre si fa quando insomma, si coinvolge TSM, si mette, torno a dire, sul piatto, quindi a disposizione le competenze che in quel momento servono. E quindi questa idea di lavorare in rete, cosa che avviene frequentemente con gli attori, che avviene sempre con gli attori presenti sul territorio trentino, qua abbiamo individuato appunto alcune leve su cui TSM poteva fare la sua parte. TSM, che per chi non lo sapesse è l'ente strumentale della provincia che si occupa di formazione, rivolta a tutti gli operatori del territorio trentino, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, in tutti i settori economici e di attività. Quindi il fatto che oggi ci si rivolga ad un pubblico per noi così importante, che è appunto quello della pubblica amministrazione, degli enti strumentali, è insomma, come si dice, un valore aggiunto. Sui temi è già stato appunto fatta una bellissima introduzione e questa mattina si andrà avanti a lavorare. Sono molto contenta insomma del panel che è stato costruito, per questo ovviamente mi complimento con l'università, con Chiara e con Riccardo, e quindi anche per me sarà una bella occasione di studio. Io porto, oltre che il mio saluto, il mio ringraziamento, quello di tutta TSM, in particolare della direzione generale Paola Borze, dell'amministratore delegato degli Opicciani, e auguro a tutti e a tutte una bella mattina di studio, di approfondimento. Ovviamente, vista la data, colgo l'occasione anche, mi permetto di augurare a tutti buone feste. A presto e grazie. Grazie Silvia. Allora intervengo io perché mi vorrei unire ai ringraziamenti e ai saluti innanzitutto del professor Salmone e della dottoressa Silvia Bruno. Ringrazio moltissimo i relatori per aver accettato il nostro invito e ringrazio tutti voi che avete preso parte a questa iniziativa. Prima di iniziare il secondo modulo e quindi la mattinata di oggi, volevo ripercorrere proprio per sommi capi, quindi molto brevemente, quanto è emerso la scorsa settimana nel primo modulo di questo ciclo di eventi. Questo perché credo possa aiutare sia quanti hanno partecipato la scorsa settimana a riprendere il filo del discorso, sia per aiutare invece quelli che si sono uniti quest'oggi a inquadrare meglio le relazioni che verranno svolte in questa mattinata. E come già era emerso in realtà da quanto detto dal professor Salmone prima, settimana scorsa si è posta l'attenzione su una particolarità, cioè abbiamo, diciamo così, messo attenzione sul fatto che il progetto europeo in generale e questi due incontri in particolare intendono accogliere una specifica prospettiva di approfondimento del tema. Approfondiamo e approfondiremo cioè la possibilità di impiegare risorse private, di coinvolgere soggetti privati nell'attuazione di interventi in materia di lavoro e welfare, ma lo facciamo in una logica funzionale, ossia di possibile supporto e sostegno al sistema di welfare pubblico. Secondo questa prospettiva, l'attenzione verso le architetture, le relazioni pubblico-privato non deve mai far perdere di vista quello che è il progetto sociale, nel nostro caso progetti occupazionali, per esempio, verso cui lo strumento finanziario e più in generale il settore privato dovrebbe essere al servizio. Una prospettiva di strumentalità che è, secondo noi, molto importante perché permette di evitare un rischio, cioè il rischio che la diffusione di questi strumenti finanziari e più in generale il coinvolgimento dei soggetti privati faccia assumere a questi strumenti, a questi soggetti, un ruolo che non è proprio loro, cioè un ruolo sostitutivo anziché integrativo dell'attore pubblico e quindi di voi pubblica amministrazione. È per questa ragione che settimana scorsa siamo partiti dall'esame dell'evoluzione delle prospettive di riforma degli interventi legislativi sul terreno del lavoro e del welfare. In particolare abbiamo preso in considerazione le politiche passive e quelle attive.
interventi legislativi che, come abbiamo visto, muovono verso la costruzione di un sistema di welfare sempre più integrato pubblico-privato, un welfare mix, si è detto, e muove anche, quantomeno nelle intenzioni, verso una maggiore attenzione alla connessione tra politiche attive e politiche passive, cioè tra strumenti di sostegno al reddito e misure di attivazione. Abbiamo poi introdotto il tema dell'impact investing come possibile strumento di finanziamento di misure di attivazione. Si è fatto l'esempio dei progetti formativi in particolare. Direi che è emerso da quanto è stato detto scorsa settimana che l'impact investing non è necessariamente soltanto un mezzo per veicolare risorse private verso progetti che altrimenti non sarebbero finanziabili per scarsità di risorse pubbliche, ma è emerso che potrebbe essere, o anzi che aspira ad essere, anche un metodo di azione, un metodo di azione della pubblica amministrazione, perché incentiva l'attenzione al design delle misure, alla definizione chiara di quelli che sono gli obiettivi e soprattutto alla misurazione dei risultati. Gli ultimi tre interventi hanno approfondito due specifici strumenti finanziari che sono i social bond e i social impact bond, perché sono gli strumenti finanziari che ad oggi sono quelli più impiegati sul terreno degli interventi in materia di lavoro e welfare. Ne abbiamo visto la configurazione giuridica, abbiamo esaminato per quanto riguarda i social bond, in particolare il lato della domanda potenziale, e quindi abbiamo visto che esiste un interesse dei cittadini verso l'investimento in questi strumenti, e quindi si ritorna a quello che diceva il professor Salomone prima, un aggancio tra investimento privato e azione pubblica, possibile naturalmente da costruire, e poi abbiamo concluso con un approfondimento sui rapporti contrattuali necessari per costruire concretamente un social impact bond. Vi ricorderete, per quanti erano collegati settimana scorsa, che si è parlato della necessità di costruire molteplici rapporti contrattuali tra pubblica amministrazione, soggetto finanziatore, soggetto attuatore del servizio e via dicendo. Molteplicità di contratti che rende lo strumento del social impact bond uno strumento piuttosto complesso anche dal punto di vista della pubblica amministrazione, e complessità che è stata per questo spesso additata anche a una delle principali cause per la mancata attuazione in Italia dei social impact bond. Sapete, è stato detto, ci sono stati studi di fattibilità, ma ad oggi manca nel nostro paese, a differenza di quanto accade in altri paesi europei, manca un'esperienza concreta di social impact bond. Oggi, come si diceva, cerchiamo di andare più sul concreto, passiamo dalla teoria alla pratica, appunto, e parliamo di interventi attuati, di esperienze nazionali ed europee basate proprio su queste partnership multilivello che coinvolgono quindi soggetti pubblici, soggetti privati, privati sia profit che non profit, e che impiegano risorse di diversa natura, quindi risorse pubbliche e risorse private. Il primo intervento di questa mattinata è un intervento davvero molto gradito, l'intervento di Paola De Baldomero Zazzo, del Fondo Europeo degli Investimenti, esperta in particolare di programmi ad impatto sociale, e direi quindi che non c'è il miglior modo per poter iniziare la mattinata di oggi. Ed è per questo che cedo molto volentieri la parola alla dottoressa De Baldomero Zazzo e la ringrazio moltissimo per aver preso parte a questa iniziativa. Grazie. Thank you very much, Chiara. I wish I could intervene in Italian, but I'm going to have to stick to English today. Thank you very much for this introduction. You really touched a lot of very important points on the coordination of public and private resources, and you touch upon a lot of the topics that I'm going to discuss with you today on the types of private interventions that can go into the social impact space. First of all, I would like to introduce the European Investment Fund in case people are not very familiar with the fund. We are part of the European Investment Bank Group,
So we are the, like the little sister of the European Bank, Investment Bank. And we are also a European body, but we are specialized in financing SMEs and the small businesses in general. So now I'm going to share my screen with you and see, walk you through a bit more in detail our modus operandi. How do we try to embed the social impact into the way we do business? This is a very specific business line of EIF. Of course, it's not the biggest one, but we are growing and we're trying to help the sector, the social impact sector, in many dimensions, in many ways, and you will see in detail in the presentation. So again, as I said, the EIF is very much focused on financing entrepreneurs, because data shows over and over again that small and medium enterprises are always failing to access financing. So about 25% of the entrepreneurs, they say that they cannot actually find financing. And there are many reasons for that. There is maybe because they are very innovative startups, because they are high growth scale-ups, and they don't find the type of financing that they need. In our focus group today, we are focusing on the social entrepreneurship. So social entrepreneurs are very limited in their access to finance, because financiers do not understand their business models, and they find them riskier than the other enterprises. Sometimes it's just startups that are new in a specific sector, in a specific country. And all of this, in the end, the result is that they are hindering innovation, job creation, and growth in many of these countries. So as I mentioned, this is especially worse for social enterprises. Even though social enterprises are key to support sustainable economic growth and social inclusion, but banks and other financiers, either they find them too risky or they are not profitable enough. They are indeed sometimes too large for the microfinance and the ethical lenders, let's say. And obviously they are too small for the institutional investors. So overall, what the Commission has estimated is that there is a funding gap of 6.7 billion for the next 7 years, which is the programming periods of the European Commission. And what is clear is that there is a need for a dedicated social finance market. And now a little bit on how EIF operates and how do we try to be more efficient in the use of the public resources. So when we look at the grants, what we see is that we have 1 euro of public resources that converts into 1 euro of available financing for the market, right? But instead, when we use the financial instruments and the business model of the EIF, what we find is that we have 1 euro of public resources that then we convert and structure some financial instruments, either in the space of the equity or in the debt space. In both cases, we're trying to share the risk with the financial intermediaries. And then this allows the intermediaries to put their own private resources into the policy objectives that we are trying to achieve. In the end, what we find is that we usually leverage private resources to the scale of 5 to 1. So for every 1 euro that we put in the system in public resources, the final recipients, or the, let's say, the social enterprises, end up having 5 euros in financing to be able to bring life to their projects. Here is a little bit the same business model explained from a different perspective. So we have the EU policy priorities that the European Commission identifies as key to economic growth, to inclusion, to a sustainable model in Europe. And then we work with the European Commission directly in structuring those financial instruments that are also going to serve the market needs, in the sense that we identify the reasons of why there are funding gaps. So again, as I was mentioning earlier, excuse me, sometimes it's going to be related to
risk perception. Sometimes it's going to be related to lack of funding in certain countries or in certain businesses. And then we work with the financial intermediaries to be able to reach the maximum number of eligible beneficiaries, which in our case on the social impact is usually social enterprises or other social sector organizations. Excuse me. So the benefit of this approach is, as I mentioned, the resources are multiplied. So there is a big advantage on being able to fund those, to fill in those funding gaps that are larger. And then the other major benefit of what we try to do is to nurture the ecosystems. That means that we are trying to build a stronger financial sector that will be able to keep on filling those market gaps once we are gone, right? So we don't want the system to be depending on the public support indefinitely. So we want to build, to help new fund managers create their first social impact fund. So then next time around, they will be able to fundraise a bigger social impact fund without the support of VIF or with the smaller support. And the third time around, they will be able to fundraise bigger and better. So I think we also try to help, banks to understand better the business model of a social enterprise. So they will create a track record, those social enterprises, they will create a credit history that would allow them to next time around be able to obtain a bigger loan or to be able to obtain a loan with lower interest rates. So this is the kind of multidimensional approach that we're trying to have at EIF. So now digging in a little bit on the social impact space at EIF, we have mostly three flagship programs that will eventually be replaced by InvestEU, which I'll explain a little bit later. So we had EFSI, the European Fund for Strategic Investments. We had the EASY program, which is Employment and Social Innovation with DG Employment. And then we created the Social Impact Accelerator on the equity space. The EFSI also contributed a little bit to the equity and the debt programs. So we have, first of all, the portfolio guarantees. Then we had some equity interventions. And we had also, as part of the EASY program, direct loans to the microfinance and social entrepreneurship financing institutions, so to increase their lending capacity. And then we had the capacity building investments also directed to the intermediaries themselves, so they will be able to invest in better resources to serve the final beneficiaries better. This is here what at EIF, we have a full dedicated team to the social impact space. We have myself and Silvia Manca as part of the mandate team. Then we have a front office team dedicated fully to the equity space, and an inclusive finance team is the part of the EIF that it's dedicated to portfolio guarantees and the EASY program in general. So basically, our approach is very similar across the board. What we do is we focus on the target recipients. And that means that we are focusing on the pursuit of impact, being by means of, being able to give access to finance to micro-entrepreneurs or to social enterprises, or be it by means of the social enterprises themselves or the social impact businesses in equity that are going to be pursuing the impact on social inclusion, employment, education, healthcare. So we are not really focusing on the sector, but more on the achieving a certain impact that is going to be, needs to be accountable. So we need to measure it in the end. And in the business model
per se needs to be pursuing that impact. So it's not, okay, we are doing this, you know, we're running a business normally, and then it happens that we are having social impact. No, it's really the business model needs to be run in a social way. There is sometimes it's because it's geographically located in a, you know, deprived area or lower income area. And sometimes it's just because the social impact, it's fully embedded in the business model. We also have done some interventions in the social outcome contracting. So per se, the design of the financing, it's also a way to achieve a social impact. So there is very many different ways in which we are trying to achieve that also, that social impact, but it needs to be at the core of the way we are doing the business. In the case of the EASY program, this is on the debt space, exclusively dedicated to debt financing. So the case of the guarantee instrument, we are backing up the portfolio of microfinance or social entrepreneurship loans. So the final recipients can actually access better terms. So if the intermediary is considered that microentrepreneurs or social entrepreneurs are too risky, they are either not going to give them loans, or they're going to give them loans at very bad conditions, very expensive, smaller loans than what they need, or they're going to ask for very high collaterals. So by giving this guarantee, we are allowing the financial intermediary to have a lower risk exposure to the final recipients that we would cover in case of default. And then they are allowing, by doing this, we are allowing allowing the final recipients to receive better terms or extended maturities or lower interest rates. In the case of the capacity building, what we do is like we're trying to help the intermediaries reach out better and offer better services to the final recipients. So here we are maybe helping them develop an IT system that is going to allow the final recipients to apply to the loan directly online, or we are allowing them to have, you know, newer branches in remote locations. So this is like we're giving financing to the inclusive finance intermediaries to have a better capacity to serve the final recipients. And in the case of the funded instrument, we have observed that many of these social finance providers, they are having trouble accessing liquidity. So if themselves, they are not able to access liquidity, they cannot on-lend to the final recipients. So in this case, what we are trying is to provide liquidity to the final financial intermediaries, microfinance institutions, ethical banks, social lenders, so themselves can actually offer financing to the final recipients, to the micro and the social enterprises. And now in the impact investing space, we had these two programs, the Social Impact Accelerator and the FC. And we had these three main types of interventions. So we were trying to nurture the impact venture capital funds. We would support maybe first-time teams or maybe a generalist funds that were trying to start doing some impact investing, and then we will help them develop a methodology to measure the impact and also to include their own financial rewards in linked to the impact that the investee companies were having. Then we had this incubator and accelerator program in which we were investing in funds that at the same time are trying to accelerate social enterprises in the very early stage, so they would help them become more profitable or to develop a scalable business model. And then the payment by results, which are the social outcome contracting, we were piloting a few of these schemes in different EU countries, and we have successfully structured, I think at this stage,
3 or 4 schemes, social outcome contracts in different sectors. For example, one is on homelessness, another one on reintegration of soldiers, another one on integration, labor integration of migrants and refugees. So the range of possible intervention is very wide. It's also true, and I concur with Chiara, these are very hard to structure. There's a lot of players and a lot of considerations to take into account in the structuring. So right now what we're trying to do is more being able to invest in funds that themselves are going to be working in each of the social outcome contracts. And like this, our intervention is more streamlined, and we are able to channel more resources rather than at the individual social outcome contracts. So here I'm trying to depict a little bit what I was explaining, how we are trying to intervene in the different development stages of the companies themselves, of the markets themselves, of the different needs of the market or the different needs of the intermediaries and the final recipients themselves. So it's really a spectrum of tools. It's a spectrum of financing needs, and it's a wide spectrum of companies that we are trying to help. But the most important, again, it's this catalyzing effect of the private capital, that we are really trying to bring more and more private resources into the policy objectives that has been identified as priority. Sometimes it's going to be innovation, sometimes it's going to be specific markets, but in our case and in our area of domain is the social impact space. Here is a little bit of a summary of what we have achieved so far. And in terms of resources that we have been able to capture from the public sector, be it the EIB, sometimes the EIB is also channeling resources from us, or the European Commission, we have put into work 1.4 billion euros dedicated to microfinance and social enterprise financing. That means that out of that, we have so far already committed to the financial intermediaries 1.1 billion. That is expected to generate around 6 billion financing for 175 companies. There are a lot of micro enterprises in that list, but there are also a lot of social enterprises, and that business is also growing on our side. We have been able to reach almost all EU member states, except Cyprus and Malta. And for the previous programming period under the EASY program, we had also some non-EU countries in the Western Balkans, for example. And now thanks to this, you know, multidimensional approach, we have been able to pilot these new forms of intervention, which are the social outcome contracting, the more onto the early stage of the equity spectrum with the incubators and accelerators, and then the capacity building. So we also had a program here, I forgot to mention earlier, that we had this pilot program for migrants and refugees under the EASY, in which we would offer some grants to the financial intermediaries, so they would give some coaching and mentoring to migrants and refugees, so they would start up their own business. So this was a very interesting program, a very small one, because it's 1 million euros in grants. But it was really an interesting and a good learning experience on how the blending can also support a specific target groups, like in the case of migrants and refugees. And this ecosystem approach is really important for us. It's really the advantage of being a EU body, right? We can see from above what is happening in the different markets and how things are evolving at different paces. So it's really important for us to try to learn from certain markets and of course, you know, respecting the individual needs of each of those markets. So I think the advantage of EIF, again, it's this ecosystem approach together with the wide
geographical diversification or the wide geographical outreach of the EAF. So here is how we are going to start working going forward. From now on, what we are trying to really have is a policy priority approach. So every time that we actually try to fundraise from public resources, we will try to actually fit those resources and the interventions that we do in the market with some of these policy priorities. So we will have one big pillar on competitiveness and growth. Another big focus is the innovation. A third pillar is fully focused on social impact, skills, and human capital. So this is a big win, as I may say, because before we were a little niche in the EAF, and now we're a full pillar. So it's really a big success. And the fourth big pillar, of course, is in sustainability and a green transformation of the economy at many levels. It would include infrastructure, but also SME financing for the green transformation. Across all of these, we will have, of course, some some cross-cutting topics like climate, gender, and others, and the cohesion. So again, as a European institution, we really need to focus on the regional and geographical cohesion of the different economies and to support the balancing out of economic growth in different EU regions. And now a little bit on how is InvestEU going to look like in the space of social impact, of course. In this case, we will have a full pillar of also a full window of InvestEU dedicated to social. And this will allow us to implement some of the key programs that we had already in place, that both the equity and the debt will continue. And we will be able to mobilize even more private resources because the window is a little bit bigger than in the past. We will add, of course, the environmental and focus to this thematic approach, as I mentioned earlier. And we will focus and try to strengthen and bring up to speed some of these underdeveloped markets. So Italy, it's a big market for us in the social finance. There is a lot of, both in the equity and in the debt space, we have a lot of intermediaries that are already active, both in the EASY program and with the social impact investing space. And then this is a very new element that is adding to the firepower of the InvestEU, and it's the fact that we will have non-financial support, and all the financial instruments will be accompanied by advisory and capacity building for the intermediaries to be able to actually reach better and have a stronger impact on the market. I don't know how much time I do have, because I have some case studies, but I'm happy to take questions. And if we have extra time, I can go into the case studies. You can tell me. Very well. Well, you have other 5 minutes, so you can decide whether you first like to have, there is a question indeed. So if you want to answer to that question and then move on to the case studies, for instance. Absolutely, let's do that. Yeah, okay. The question is in the chat, or I think la leggo io. Go for vai Cristina. Ok. Nell'intervento ha detto che un modo per semplificare la costruzione degli interventi, complessità che caratterizza i social impact bond, è stato quello di costruire specifici fondi. Può fare un esempio e spiegare come funziona l'istituzione di uno specifico fondo? So, yes, I understood the question. So the fund will be, so we will put resources into a fund that can be either, pan-European at the European level and maybe bi-thematic, so a fund that will focus on education, health, and social inclusion. And then we invest in that fund. And then whenever,
local authority. It can be at the country level or it can be at the European level, but then usually it makes more sense at the country level. So then a public authority that has a social impact fund to be financed then can go to this fund and say, okay, look, I have this structuring. Can you maybe help me improve the structuring of the social outcome contracting? But then the funds will be already there. So we will not, this public authority will not have to go and find investors, because if the social outcome contract is eligible, you know, given certain characteristics or certain returns or any specific, parameters that are agreed, then the funds will be there. So the funds will be ready to be invested. And that's kind of an advantage for the system itself, right? That you don't have to even go individually to fundraise for each of those social outcome contracts. So you imagine, for example, a few public authorities deciding to create a fund, a social outcome contract fund, and then being able to access those that financing at a much shorter, you know, a time frame than actually going and fundraising from individual private or from private investors. I hope this was clear. Yes, I think it was very clear. E se la persona che ha posto la domanda ha piacere poi di avere ulteriori specificazioni, come sempre è sufficiente scrivere nella chat. I think it would be nice to hear some case studies for these 5 minutes, if you want to have just one or two, so that people can have a broader understanding of the topic. Yes. Absolutely. Do you see my screen still, right? Yes, I do. Okay. Thank you. So here I had the four types of case studies. So here I have a case study of a social enterprise that has been able to access financing through, Erste Bank in Hungary, that it's part of this the Employment and Social Innovation Guarantee Program. So here is a restaurant that basically employs Penso che siano stati dei problemi con internet, con la connessione, vero? Lo sentite anche voi? E proviamo ad attendere un attimo a vedere se Paola si riesce a ricollegare. Temo che abbia delle difficoltà. Allora, vediamo, infatti sì, si è ricollegata. Allora aspettiamo un attimo aspettiamo un attimo che si ricolleghi, così, eccola, perfetto. No, it's okay. My internet. I have troubles today too with mine, so I understand completely. Okay. So I don't know where you were until when you heard me. You were starting to present the case on Hungary, so just at the very beginning, yes. Actually. So basically, this is a restaurant that is a social enterprise, and they hire people with mental or physical disabilities. And then when they were starting to open their second restaurant, they were hit by COVID. So then it was very hard for them to close. To close the doors, because people with mental disabilities, they really, or in general, they really need the work to really feel this sense of inclusion. So they actually adapted very quickly, and they open up a website. So thanks to the financing, they really were able to adapt and react fast to be able to stay in business. Here we have a second case study of microfinance. This is We can, Paola. Sorry, we cannot see the slides. So if you wanna. Okay, let me share again. Yes. Sorry. Yes. Thank you. Yeah, I thought. Yeah, actually, yes, it closed. Voila. Here is the social enterprise. Yes. And then here is the microfinance case. This is an intermediary in Spain, Soria Futuro, that is in a very, region where it's like economically they are very behind the average
GDP of Spain. And they actually funded this company that they are trying, they have the environmental angle as well, because they are trying to recycle forest chips, so be able to create biofuels. So they actually are trying to develop also the region, right? Because this is something that if there is a lack of access to biofuels, so then it's a combination of the regional aspects of the, you know, being rooted in a low income region in Spain, and actually trying to bring the environmental and improving the environmental impact of the business. So the advantage of having the easy guarantee is that they were able to start their business with no collateral, and they were able to access a loan with low interest. So they could actually purchase the equipment and start to develop this new product line. Here in the case of on the equity space, we have a case of the Social Impact Accelerator, and that invested in Open Classroom, which is one of the European of the pioneers in online training. And they want to make education accessible to everyone. And in the case of, you know, now that we are on the COVID, this is even more obvious that it's a need for everybody to be able to access education online. So they have developed a partnership with Pôle emploi in France. So whenever somebody is registered to look for jobs, they can access premium courses for free. So this is really, again, integrating the public sector and the innovation of the private sector on top of everything, right? So, because Pôle emploi, excuse me, is like the unemployment agency in France. So I think this is also a very interesting interesting element. And in the fourth case is one of these social outcome contracts that I mentioned earlier, in which they are trying to integrate, reintegrate in the labor force some military personnel that were back from war zone, or they were in some cases you know, having trouble reintegrating in the labor force. So it's a learning program that also makes sure that they find a job, and that they provide them reskilling for long-term employment. And in this case, the target group is a 1,500 military personnel. And the program, the social sector organizations are remunerated by the public authority. Because in this case, I think there were several public authorities. There was, the Ministry of Defense, there was the Ministry of Employment, so different ministries that had to coordinate, and then they would remunerate the social sector organizations based on the pre-agreed social impact, which is basically the ability to find a job and maintain a job. And here I just added the list of easy intermediaries that are, you know, it's publicly available on our website. So every time, you know, social enterprise or a micro entrepreneur would like to know what intermediaries are working with the EASY program, it's always available in our website, and it's obviously regularly updated. And now, yes, I am done, and I'm happy to take more questions again. Thank you very much, Paola. E non so se ci sono altre domande dal pubblico, e al momento non mi sembra di vederne. Allora, Paola, ti chiederei se puoi rimanere o se invece devi andare, perché se puoi rimanere sentirei l'intervento successivo, eventualmente così vediamo se ci sono altre domande, se no ti libero naturalmente, ringraziandoti di nuovo veramente molto per aver preso parte all'iniziativa di oggi. No, thank you very much for inviting me, and I'm happy to again take questions by email, or you know,
I can share my presentation again with you, or like, you know, anything, I'm here to help. Se potrai dare la presentazione, senz'altro, perché faremo una mail per tutti i partecipanti nella quale inoltreremo tutte le presentazioni e poi metteremo il tutto sul sito relativo del progetto, quindi eventualmente anche lì possono essere fatte delle domande, noi possiamo naturalmente girarle, quindi il massimo anche dalla nostra parte di disponibilità. Grazie. Thank allora you. Intanto. Grazie. Bye. Bye. E quindi procederei con il secondo intervento di questa sessione con Marco Zappalorto, che vedo già connesso e ringrazio molto per aver preso parte alla giornata di oggi. Passiamo, diciamo, dal transnazionale al nazionale. E Marco Zappalorto è Senior Innovation Expert al Valdini Vicari Associati Group. Si occuperà quindi di, ci racconterà appunto anche in questo caso di casi concreti, case, esperienze che lui ha vissuto e casi che lui ha seguito, sia a livello europeo, in particolare, se ricordo bene, un caso riguardante il Regno Unito, e anche un caso riguardante invece il nostro paese, per poter fare anche dei paralleli tra le esperienze, perché come ben sappiamo si tratta di due contesti socio-economici ma anche giuridici ben diversi, quello del Regno Unito e quello italiano. Quindi ringrazio molto ancora Marco e ti cedo la parola. Grazie. Buongiorno Chiara, grazie dell'invito. Inglese o italiano? I can do both. Italiano, che così non serve che le interpreti traducano, perché il pubblico è italiano e comunque c'è la doppia traduzione, quindi eventualmente possono sentire in inglese l'intervento. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ricomincio. Buongiorno a tutti, sono appunto Marco Zappalorto e da qualche mese ricopro questo incarico in una società di consulenza milanese con sede a Bruxelles. In particolare io lavoro per l'ufficio di Bruxelles, e però prima di VVA ho lavorato per 10 anni in un ente del governo inglese che si chiama Nesta. E Nesta appunto è un... e quindi diciamo che la maggior parte dei casi che vi racconterò ora, pratici, sono dell'esperienza di lavoro precedente. E in particolare vi faccio una piccola introduzione su quella che è Nesta e poi sui ruoli che ho avuto, perché è importante poi per spiegare, per contestualizzare i casi di cui vi parlerò. E in particolare appunto Nesta è il National Endowment for Science, Technology and the Arts, quindi un fondo pubblico, ex pubblico, che fu istituito nel 1998 dal governo di Tony Blair, e fu istituito proprio in un'ottica di pre-open innovation. Non sto qui a definire il concetto di open innovation, però l'obiettivo del governo inglese nel 1998 era quello di, tramite questo fondo di 250 milioni di sterline donati dal fondo della lotteria nazionale, quindi il governo inglese alla lotteria nazionale, che sono biglietti invenduti, premi non riscossi e biglietti venduti, che è il fondo più grande praticamente in Inghilterra. Il governo inglese chiese al Lottery Fund di donare 250 milioni di sterline per costruire questa Nesta, che era appunto un fondo che andasse a investire e supportare l'innovazione che non avveniva in maniera tradizionale. Nello scorso secolo il modo in cui si faceva innovazione era, diciamo, opposto rispetto a quello in cui si fa adesso. Infatti il secolo scorso è stato caratterizzato principalmente da industrie pesanti, quella militare, quella automobilistica, e tutta l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo avveniva all'interno dell'azienda, diciamo. E quindi non si immaginava di poter in qualche modo finanziare delle innovazioni o di andare a cercare delle innovazioni al di fuori delle mura aziendali.
il governo inglese, precursore appunto dell'open innovation, dell'innovazione aperta, costituì questo ente per andare a individuare processi di innovazione che in qualche modo sfuggissero dai radar tradizionali in ambiti come appunto la science, technology and arts. E, il mix di scienza, tecnologia e arte è un mix è stato molto, diciamo, interessante inserirlo nel 1998, ma è un mix estremamente importante perché anche poi effettivamente quello che con il New Bauhaus e quello che la Ursula von der Leyen vuole, l'obiettivo che vuole raggiungere, quello di creare delle sinergie tra settori all'apparenza diversi, perché tramite queste sinergie effettivamente si può avere un impatto maggiore, ma soprattutto si possono rendere le tecnologie, i prodotti più accessibili e più sostenibili. Quindi questa contaminazione tra settori diversi in realtà ha un impatto maggiore sulle persone. Nel corso degli anni Nesta ha finanziato le cose più disparate. Il mio ruolo è stato quello di appunto questo mix Italia-Inghilterra, perché io a Londra ho diretto la strategia europea dell'ente per un tot di anni e poi ho diretto l'headquarter europeo di Nesta basato qui a Torino, dove sono in questo momento, in partnership con la Compagnia di San Paolo. Quando ho avuto l'incarico di dirigere la strategia europea di Nesta, sono andato a studiare gli archivi della fondazione, ed effettivamente abbiamo finanziato le cose più disparate. In particolare vi racconto un aneddoto perché è interessante, ma nel 1999 abbiamo finanziato l'affitto di una barca rompighiaccio che partisse dalla Scozia verso il Polo Nord con 30 poeti a bordo, solo per capire cosa sarebbe successo in quel viaggio. Però in realtà, anche se sembra una cosa assurda, in un momento di chiaramente economico e finanziario diverso da quelli che poi sono seguiti, sicuramente era un messaggio importante, quello che l'innovazione c'era bisogno di innovazione che venisse da altri contesti per migliorare, per trovare dei modi per migliorare la vita dei cittadini, ma anche per le modalità alternative per erogare dei servizi pubblici che avevano sicuramente l'erogazione di servizio, quel servizio pubblico aveva sicuramente bisogno di innovazione per andare a migliorare o almeno a mantenere un livello di qualità pari a quello che c'era già stato, con delle sfide sociali crescenti e una spesa pubblica in diminuzione. Ed è questo stato poi un po' il fil rouge dell'organizzazione. Nel 2012 Nest è diventata indipendente dal governo e ha mantenuto il fondo, che nel frattempo era aumentato da 250 a circa 450 milioni. E questa è anche un'altra cosa secondo me molto importante da dire, che dei soldi pubblici venivano investiti da asset management companies che comunque avevano quello di aumentare questo fondo. Cioè noi ogni attività che facciamo all'interno di che si fa all'interno di Nesta, anche se filantropica, deve comunque avere un ritorno dell'investimento. Perché? Perché nell'ottica che più c'è un ritorno dell'investimento, più abbiamo dei soldi a disposizione per svolgere delle attività filantropiche, per svolgere delle sperimentazioni. Perché la sperimentazione è un elemento fondamentale del processo di cambiamento e del processo di cambiamento sociale. Da quando siamo diventati indipendenti, poi abbiamo avuto la possibilità di lavorare a livello internazionale e quindi di replicare la nostra metodologia, che tra un secondo vi mostrerò,
in oltre 30 paesi a livello mondiale e di lavorare con le maggiori organizzazioni internazionali, con le Nazioni Unite, con la Commissione Europea, con la Banca Mondiale, con il governo americano, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei un attimo condividere una slide e poi magari un'altra per mostrarvi un po' della metodologia e poi passo un paio di esempi pratici. Sapete che forse non so come condividere le slide. Un attimo, allora. Sono autorizzato, sì? Sì, dovresti essere co-host. Sì, sei co-organizzatore. Dice dove andare? Prova a vedere, cioè dovrebbe essere condividi schermo vicino alle chat. Dovresti avere partecipanti, sì. Chat, condividi, ecco lì. Sì. Prova. Un attimo solo. Sì, sei tranquillo. Ok. Vedete? Perfetto, sì. Allora, questa è la metodologia che in qualche modo ispira tutti i nostri programmi. È una spirale, non ha cioè il significato della spirale è proprio quello della continuità dell'infinito, perché questo si dovrebbe ripetere in ogni processo di cambiamento sistemico. Si parte sempre dal numero uno, che qua non si vede, ma noi partiamo sempre da un problema sociale specifico che viene definito o dal soggetto con cui lavoriamo, oppure da un team di ricerca che è in costante, tramite processi di horizon scanning, di data analysis, di data mapping, è in costante ricerca di quelle che sono le opportunità, perché poi il problema in realtà è un'opportunità, di andare a sperimentare delle modalità diverse per risolvere quel problema specifico. E poi c'è la parte di generating ideas, nella quale si rende pubblico quello che è il problema e si cerca di, si invitano degli innovatori, delle imprese sociali, degli innovatori sociali a mandare delle proposte. La cosa interessante è che noi non utilizziamo un solo metodo a supporto dell'innovazione, che potrebbe essere quello del grant, ma si utilizzano una combinazione di circa 40 metodi, strumenti finanziari e non finanziari, per attivare questo processo di cambiamento. Allora, quindi noi, cioè Nesta come società, ha sperimentato l'utilizzo di vari strumenti. Quindi magari si parte molto spesso dal grant, si danno dei fondi limitati a fondo perduto sui 30, 40, 50, 100 mila euro per, una volta che queste idee sono state individuate, per iniziare questa fase di developing and testing. La fase di developing and testing è fondamentale e noi la inseriamo sempre, proprio perché quell'ipotesi che un innovatore fa rispetto a un approccio diverso deve essere testata nello specifico, in un contesto reale, per vedere se effettivamente quel processo ha un impatto o meno. E durante questo processo di developing and testing si raccolgono i dati per make the case. E il making the case è poi l'evidence, quindi la dimostrazione che quell'idea ha un impatto in un contesto specifico riguardo a quel problema specifico, e il making the case è quello che deve essere poi presentato davanti a potenziali investitori, che molto spesso Nesta è lo stesso investitore, perché
c'è anche un fondo di impact investment, ma che deve essere presentato davanti a potenziali investitori o finanziatori per ricevere le risorse finanziarie necessarie per attivare poi questo processo di delivering e quindi di erogazione del nuovo servizio, del nuovo processo e poi dello scaling, cioè la replicabilità su larga scala per attivare questo cambiamento sistemico. Allora, spero di essere stato chiaro riguardo questo processo, però vorrei anche fare un esempio pratico al riguardo. Ce ne avrei tanti esempi pratici, ma ne vorrei fare uno in particolare. Abbiamo Nesta, ha un team che si occupa di sanità, che riceve, parliamo proprio di questo rapporto pubblico-privato. Nesta adesso può essere considerato un ente privato perché non è più un ente filantropico privato, ma continua a lavorare a stretto contatto con enti pubblici, in particolare NHS, il National Health Service del Sistema Sanitario Nazionale. Ogni anno eroga un finanziamento tra i 15 e i 20 milioni di sterline a Nesta per attivare una serie di processi di innovazione o per sperimentarli che in qualche modo possano alleviare o risolvere alcuni problemi che il sistema sanitario nazionale si trova a fronteggiare ogni anno. In particolare ce n'è uno che è quello delle riammissioni ospedaliere, le recidive. Il paziente che viene ricoverato con un problema specifico viene poi dimesso con una terapia da seguire e non la segue. E quello ha un costo enorme per il sistema sanitario nazionale, perché poi non solo c'è il costo del ricovero, il costo della terapia, ma c'è anche il costo del ricovero successivo, perché poi torna in ospedale la recidiva. Il sistema sanitario nazionale si è presentato con questo problema e quello che è stato fatto è stato sviluppato questo 100 Days Challenge, e cioè il 100 Days Challenge è una sperimentazione che dura 100 giorni, che avviene negli ospedali, dove il team di sanità di Nesta lavora a stretto contatto con gli operatori sanitari per costruire un sistema intorno al paziente per evitare questa recidiva. Ma questo sistema che viene studiato, fornito e costruito intorno al paziente non fa affidamento principalmente e solo sul personale sanitario, ma fa affidamento su tante altre cose. In particolare il volontariato, i volontari, quindi community, non personale sanitario, non esperti, sicuramente persone competenti, ma community. E quindi persone che vogliono e che non devono essere pagate. Digitale, fondamentale, siamo tutti digitalizzati, e allora vengono forniti gli strumenti digitali. Parenti, amici, network di supporto, con la supervisione chiaramente di operatori sanitari. Creando questo sistema, mediamente in 100 giorni, perché adesso poi hanno girato vari ospedali del paese, siamo riusciti a ridurre le riammissioni ospedaliere in media dell'80%. Vi faccio un altro caso, sempre pubblico, privato oppure finanziatore. Praticamente all'interno di questo programma che si chiama People Powered Health, quindi la sanità gestita powered by people, e questo è un concetto fondamentale perché parliamo di un sistema sanitario, parliamo di una popolazione che invecchia, di patologie sempre che hanno una durata sempre più lunga proprio perché la popolazione invecchia. People Powered Health è un fondo di perché poi il processo è sempre quello di lanci, rendi pubblico un problema,
sparge una serie di semi dando questi finanziamenti a fondo perduto, quelli che crescono meglio fai un investimento per farli scalare. Lanciamo questo programma, People Power Health, vediamo cosa viene fuori. Riceviamo una proposta molto embrionale, che si chiama Good Sam. Good Sam fa affidamento di nuovo su una serie di elementi che torno agli elementi. Il digitale, un'app, i volontari, persone che hanno delle competenze nel fornire il CPR, il supporto di emergenza, insomma la rianimazione, che sono in grado di fare una procedura, di svolgere una procedura di rianimazione, e il paziente che sa di avere dei problemi cardiaci. Allora, il paziente che sa di avere dei problemi cardiaci scarica l'app Good Sam. Il volontario che sa che ha gli strumenti per fornire questo supporto, scarica l'app e si registra come volontario. Il paziente si registra come paziente. Nel momento in cui... scusate, ho mancato un punto fondamentale, che è quello di geolocalizzare i defibrillatori. Perché in una città come Londra ormai è obbligatorio avere un defibrillatore in una serie di luoghi. Quindi geolocalizzare i defibrillatori. Io che mi sento che sto per avere un attacco cardiaco, spero di no, mando un segnale con l'app, riesco a premere un pulsante nell'app. Immediatamente tutti i volontari nel raggio di un tot di metri, di chilometri, ricevono il segnale. Il volontario sa dov'è il defibrillatore più vicino perché è geolocalizzato, ma se vedete la mappa di una città grande come Londra, come Sydney, vedete che è ricoperta praticamente di defibrillatori. Si reca al defibrillatore più vicino, lo prende, va dal paziente e fornisce il soccorso che deve fornire. Un'idea, anche da un punto di vista della sperimentazione, anche una forte responsabilità sperimentare qualcosa del genere, perché ci sono in ballo delle vite umane. Abbiamo fatto la sperimentazione. La sperimentazione è durata 6 mesi. Dopo 6 mesi abbiamo visto, innanzitutto sono state salvate 7 vite in 6 mesi, ma in particolare la media... L'ambulanza in media a Londra arriva in 7 minuti, il volontario in media arriva in 1 minuto e mezzo. Allora, Good Sam da chi è stato poi acquistato? Dal servizio dell'ambulanza nazionale. Perché? Perché permette di salvare, di salvare le vite, ma soprattutto un risparmio di soldi pubblici enorme, perché il volontario può fornire questo soccorso e dire all'ambulanza e comunicare con l'ambulanza, scusate c'è un rumore sottofondo, ma ho i pittori in casa, e comunicare con l'ambulanza, comunicare all'ambulanza se è necessario l'intervento dell'ambulanza o meno. E quindi è stato comprato dal servizio di ambulanze nazionale in UK, ma poi è stato replicato a Singapore, in Australia, in una serie di altri contesti. Ed è qui quindi che di nuovo elemento il privato, il pubblico, il digitale, i volontari. Costruendo questi sistemi si riesce poi effettivamente a cambiare il modo in cui si fanno le cose. Però è sempre importante la sperimentazione e la misurazione. Faccio un ultimo esempio, abbiamo parlato di SIB, abbiamo parlato quindi di social impact bond, del fatto che in Italia non abbiamo degli esempi concreti di social impact bond. Però l'anno scorso, 2 anni fa, il governo italiano ha provato a lanciare un'iniziativa di social impact bond. E quindi vi racconto un po' quello che è stato fatto, perché poi con Nesta Italia abbiamo... Scusate un attimo. Stavo cercando di dire ai pittori di smettere.
E con Nest Italia abbiamo il governo italiano con il Fondo Innovazione Sociale ha cercato di creare dei social impact bond o comunque di attivare un percorso finalizzato poi a capire se era possibile lanciare questi impact bond o no. E, non so se il collega di Torino è già collegato, ma sicuramente poi ci sarà un approfondimento, perché il Fondo Innovazione Sociale del Governo era proprio rivolto alle città, e scusate. Scusate, forse disturbava più me che voi. Il fondo Innovazione Sociale del Governo italiano è stato lanciato da Funzione Pubblica con l'obiettivo di erogare dei finanziamenti alle città, quindi il beneficiario era la città, affinché la città lavorasse con dei soggetti privati per individuare delle sfide sociali ben precise e per attivare delle sperimentazioni trovare dei modi alternativi per risolvere queste sfide sociali. Il Fondo Innovazione Sociale, a mio avviso, era strutturato molto bene e poi l'esempio di Torino è un esempio virtuoso, quindi sono contento che il collega lo condividerà con voi. Perché il Fondo Innovazione Sociale è strutturato in tre fasi. C'è una fase di studio di fattibilità, una fase di sperimentazione e una fase di implementazione. Quindi la fase di studio di fattibilità è proprio per andare ad analizzare quelle che sono ad analizzare più nello specifico quella che è la problematica che sarà poi oggetto di sperimentazione. La sperimentazione, come vi ho già detto, ha l'obiettivo di contestualizzare, di mettere in atto quell'ipotesi fatta su come questo problema può essere risolto e quindi di raccogliere delle informazioni utili, dei dati, per poi implementare ed eventualmente replicare in altri contesti. E quindi noi abbiamo lavorato con il Comune di Brindisi, avremmo potuto lavorare con qualsiasi altro comune, anche grande, in Italia, con Milano, con Torino, con Napoli, ma non sarebbe stato troppo interessante. E quindi abbiamo deciso di un comune del sud con una sfida reale. Brindisi ha il secondo tasso di dispersione scolastica più alto in Italia e in alcuni quartieri raggiunge il 35%, vuol dire che uno su tre studenti tra gli 8 e gli 11 anni in alcuni quartieri non va a scuola. E noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo quindi comunicato, abbiamo parlato, abbiamo risposto a un... perché poi il Comune di Brindisi ha lanciato un avviso per scegliere i partner con cui lavorare. Abbiamo fatto una proposta al Comune di Brindisi insieme alla Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli. Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli è una realtà che è nata appunto nei quartieri spagnoli, che ha creato una scuola paritaria di altissima qualità, che è una scuola quindi che è a pagamento per chi se lo può permettere, ma è gratis per chi non se lo può permettere. E la Fondazione Quartieri Spagnoli ha preso questo convento abbandonato al centro dei quartieri spagnoli e ha aperto le porte di questo convento e creato questa scuola di altissimo livello ed è riuscita a ridurre la dispersione scolastica nei quartieri spagnoli quasi del 90% nel corso degli anni. E lì c'è anche l'elemento del luogo,
ma hanno fatto anche del luogo, ma quindi il luogo, vi consiglio questo libro che si chiama Palaces, Palazzi for the People, che parla proprio dell'importanza dei luoghi come strumento di inclusione sociale. Ma il lavorare su questo luogo, loro hanno fatto anche un forte lavoro sulla comunità, perché chiaramente se il ragazzo non va a scuola si deve fare anche un lavoro sui genitori. E comunque abbiamo, con il progetto che abbiamo poi fatto con Brindisi, aveva un paio di obiettivi. Uno, quello appunto di cercare di capire se un modello come quello di Napoli poteva essere di nuovo replicato in un contesto diverso come quello di Brindisi. Ma anche, e qui c'è l'elemento più social impact bond, diciamo, lavorare con aziende locali che andassero a investire nella scuola, nell'attivazione di percorsi di formazione che riflettessero poi, che andassero in qualche modo a sviluppare negli studenti le competenze che verranno poi richieste dai datori di lavoro locali. E quindi abbiamo coinvolto una serie di aziende per costruire appunto questi percorsi di formazione, e le aziende erano loro stesse quelle che avrebbero dovuto pagare. Quindi questo è un esempio, diciamo, primordiale di come un potenziale SIB possa funzionare in un contesto come quello italiano. Fabrizio Barbiero del Comune di Torino racconterà l'esperienza torinese che sta andando avanti e che è anche un'esperienza estremamente interessante. Io mi fermerei qui perché non so esattamente quanto ho parlato, ma se ci sono domande sono contento di rispondere. Allora, grazie mille Marco. In realtà mi è arrivata una domanda che quindi ti leggo. Allora, aspetta che la recupero. La domanda che mi è arrivata in chat è, chiedono come vengono selezionati i generatori di idee, che tu hai chiamato generatori di idee. Ci sono dei contatti pregressi con candidature o un mix, mi dicono? Un mix. Sicuramente, allora, Nesta ha una community di, credo, tipo 3 milioni di persone, e community intendiamo un mix tra newsletter, social media, hits del sito, cioè c'è un team di comunicazione di 30 persone che monitora tutti questi numeri. Quindi c'è una community di riferimento a cui noi parliamo. Però ogni volta che viene lanciato un contest, una call specifica, poi vengono fatte una serie di azioni perché la comunicazione di massa è fondamentale per scovare questi, li chiamiamo insoliti sospetti, diciamo. Perché unusual suspects? Perché è proprio lì che magari molto spesso ci sono queste innovazioni involontarie. Qualcuno sta facendo già qualcosa in quell'ambito perché ha individuato un problema in un contesto molto ristretto che magari però potrebbe avere un impatto enorme a livello locale. Quindi comunichiamo con i social media, tutti. Comunichiamo con i giornali, comunichiamo attraverso la televisione, comunichiamo attraverso la radio anche. E quindi sì, e poi si ricevono una serie di proposte, e poi si fa una valutazione di queste proposte che segue un processo molto strutturato di valutazione che coinvolge decine di persone, perché non si può fare affidamento solo su un valutatore per ogni singola proposta, ma ci vuole almeno il parere di 3. Invece avrei io una domanda che diciamo mi si è sollevata sentendoti, e riguarda questo: come quantificare, come e se viene calcolato il risparmio che spesso hai, di cui spesso hai parlato anche della pubblica amministrazione, nel senso che uno degli elementi che tu hai giustamente valorizzato è l'impiego di volontari negli esempi di cui mi hai portato.
Allora, spesso diciamo la critica che viene mossa a questi strumenti è proprio quella di appunto avvalersi di volontari anziché per esempio di lavoratori e che quindi il risparmio per la pubblica amministrazione possa nascere più dall'impiego di persone non retribuite che da una reale efficienza dello strumento. Volevo chiederti quindi se nel vostro caso, come immagino, ci sia in realtà un insieme di fattori che determina il risparmio e soprattutto se in realtà il risparmio è la vera ragione a fondamento di questi strumenti, che non sia invece anche il creare un network e appunto un creare innovazione, come tu hai detto più volte. Diciamo che più che il risparmio non viene calcolato sicuramente, cioè l'obiettivo non è tanto quello del risparmio e dell'efficienza. Del far valere ogni euro che viene speso e quindi di massimizzare l'impatto che quell'euro che viene speso possa avere sulle persone. Quindi l'obiettivo reale è proprio quello di migliorare la vita delle persone e di rendere i servizi il più accessibili possibile. E poi chiaramente, però questo diciamo in un'ottica di quello che veniva definita big society, c'è anche l'elemento di delegare alla persona per anche avere un risparmio pubblico, ma il delegare alla persona, come dici tu, vuol dire anche creare un network di supporto intorno a dei problemi specifici. Perché se crei... Se tu, per esempio, crei una rete di infermieri, di palazzo, di quartiere, diciamo, tu sicuramente vuoi evitare che la persona vada dal medico o quindi che si rivolga prima all'infermiera di palazzo, di condominio, di quartiere e poi eventualmente andare al medico, pronto soccorso, eccetera. Però quella cosa è pure perché molto spesso ti rivolgi al pronto soccorso, al medico, intasi il sistema. Però il fatto di... l'obiettivo non è solo quello di non intasare il sistema sanitario, ma è anche quello di creare questa rete di supporto e di rendere le persone magari più tranquille, più sicure, di avere dei punti di riferimento. Quindi sono sempre... gli obiettivi sono sempre molteplici. Perfetto, ti ringrazio molto per aver risposto alla domanda. Allora, se non ci sono altre domande, a me non ne sono arrivate, ti chiedo a te Cristina se per caso è arrivato qualcos'altro. Perfetto, farei 10 minuti, un quarto d'ora di pausa. Cristina, dimmi tu, ti direi. Possiamo fare anche un quarto d'ora, sono le 10:40, ci vediamo ai 55. Perfetto, farei questo quarto d'ora di pausa per poi riprendere con gli ultimi 3 interventi della nostra mattinata. Intanto io ringrazio molto Marco Zappalorto per essere stato con noi e niente, se avete altre domande poi naturalmente sarà mia cura porgliele via mail, quindi c'è comunque possibilità, anche se avete dei dubbi successivamente, di porli anche al termine diciamo della giornata di oggi. E vi ringrazio, allora ci ritroviamo appunto ai 55. Dopo. Grazie a tutti, intanto a tra poco. Ok, bentornati dalla pausa. Riprendiamo questo secondo modulo, iniziando la seconda sessione, che prevede 3 interventi. 2 riguardano esperienze transnazionali, in particolare la Finlandia e l'esperienza dell'Olanda, dei Paesi Bassi più precisamente, per poi finire con una esperienza nazionale, in particolare di Torino.
E il primo intervento è anche qui veramente un intervento molto 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 gradito, e è un onore insomma per noi per avere tra di noi il dottor Mica Picco, che è adesso Executive Director della Finnish Brain Association, ma è stato anche per lungo tempo il direttore del Center of Expertise of Impact Investing del governo finlandese. Quindi io lo ringrazio molto per aver preso parte a questa iniziativa, gli cedo la parola così che voi tutti possiate sentire il suo intervento. Grazie e a lei la parola. Buongiorno, good morning, it's my pleasure to join your seminar. And I do my best to give you some kind of overview what has happened in terms of impact investing in Finland during last 8 years, and I try to do that in 20 minutes. So I'm not able to give very detailed information, but so don't hesitate to take contact to me afterwards if you have anything to ask or if you have any kind of help or support from our side. I'm happy to do my best in order to help you then. But here, there's a 1-3 minutes film, but I don't show it to you now. But if you are interested in Finland, to know a little bit more about Finland, please see that film afterwards then. And then some figures concerning Finland as a country, as a society. Our population is about 5.6 million people, and about 1/3 of us has an academic degree. So we are quite well educated population. And here you can see some more information concerning our life expectancy. It's a few years higher among ladies than men. And at the moment we have a coalition government led by the Prime Minister Sanna Marin. She's a quite young lady and she has done a quite well job until now. Even we have a COVID, of course, also in Finland. Our government budget is about 64 billion euros, and we have 300 municipalities. So we have a lot of local authorities in Finland. And here about very brief list of societal starting points for whatever we're doing in Finland. We have to remember that in terms of impact investing or any other activities, we are not in any kind of vacuum, but we are a part of whatever is happening in our society. Here you can see some, let's say, phenomenons which are going on in our society at the moment. And maybe I can point up a couple of those. And one is that there's a real big sustainable gap in the government's budget. And two, after COVID, it's even bigger than before COVID. And our local authorities, about 300 municipalities, they have also huge financial problems there. So it's that kind of a need for new kind of solutions, for example, impact investing and that kind of approaches. And here you can see some other kind of information concerning our situation. And because I'm always thinking how we could keep people as healthy and as well-being as possible, I'm always want to talk about proactive and preventive action and possibilities. And here you can see some figures concerning that kind of problems or situation which could be avoided if we just would like to focus on this kind of things and really to preventive measures. So there's a huge human problems included to our society, even we are Nordic welfare states, and that means also that it's very costly for us as a taxpayers. And then our impact investing story started in 2014 when the Finnish Innovation Fund Sitra, it's a think and do tank working under the control of Finnish Parliament, started its activities in terms of impact investing. I was in charge of those activities, and our goal was to create and build up the ecosystem for impact investing to Finland. And before we did anything else, we really negotiated with a lot of different people from different ministries, from our government, as well
I personally met 50% of our mayors. So I told you that we have 300 municipalities, and I met about 150 mayors and asked them how they would like to use private capital if they could have that kind of chance. And what we recognized then was that we really need that kind of whole ecosystem approach, which meant that we really started to organize training for commissioners, I mean public sector people, but at the same time we ran, for example, an impact accelerator program for organizations, for enterprises, which had that kind of idea to become impact-driven businesses or impact-driven organizations. So we didn't focus only on one part of the ecosystem, but we really wanted to challenge and support all possible players in our impact investing ecosystem. And what we decided also is that when we are talking about society like Finland, the best way to combine private capital and taxpayers' money is outcomes contracting approach, and due to that to implement and pilot social impact bond model. And that was what we did as a Sitra until beginning of 2020, when the Center of Expertise for Impact Investing was established as a part of the Finnish Parliament. And it's still there, the Center of Expertise for Impact Investing. And the main goal of the center is really to support our public sector in terms of outcomes contracting. Because as I told you, we have found out that is the best way to tie and get more private capital to our market in order to create and develop our society to the right direction. And I have been told, and it can be seen also in Finland, that the rest of the market, let's say that more traditional approach in terms of impact investing is following. So outcomes contracting and piloting social impact bond model is that kind of driver for the whole impact investing market in Finland. And what comes to outcomes contracting, I would like very briefly, it's an innovative for growing services based on outcomes rather than outputs. For example, in Finland, our public sector is procuring different kind of services with about 35 billion euros per year. So it's a huge market. And our idea is now to challenge our public sector that those procuring processes, those procured services, and how they are paid, then they should be paid based on outcomes, not like a normal way that you are buying some services and some activities and those activities are paid on that kind of a service entity, without knowing if we really can achieve what we want to achieve by doing and repeating those services. So social outcomes contracting really means that private capital is bearing the risk and funding those activities which are needed to achieve the goal which is wanted to achieve in terms of sustainable development in your society. And taxpayers' money is moved and used only if those beforehand determined goals are achieved. So the taxpayers' money is used as a bonus. And that is the way how private capital, those private investors can get their money back, what is invested in order to fund those activities, in order to achieve what is wanted to achieve in the society. So, as I mentioned, when we started in Sitra 2014, we decided quite soon that this is the best way to combine private capital to taxpayers' money in the society like Finland, in the Nordic welfare states. And from our point of view, outcomes contracting is a recommended approach, especially when you have to make that kind of upfront investments in order to achieve what you want to achieve during a little bit longer time, for example, after 4 or 5 years, or 5-6 years. And as you know, it's very difficult for politicians to make any investments if the time span is more than 4 years, which is a normal election period. So we have an idea that by using outcomes contracting, we can longer those processes in order to really achieve sustainable changes in our society. And we see also that outcomes contracting is a good way
to get different kind of service providers to work together and also go over that traditional silos in public sector administration. And here you can see the more reasons why we really want to focus on outcomes contracting, and two first of those are maybe the most important for us. And the first one is that we really want to challenge the way how taxpayers' money is normally used. We don't want to see that taxpayers' money is used based on different kind of activities without knowing if we really can achieve what we want to achieve. So we have an idea that private capital really funds those different kind of operations. And as I already mentioned, taxpayers' money is used as a bonus to pay back to investors their principal and pay also moderate return if wanted goals they have achieved. And the other thing is, I already mentioned about this, that we should really focus more on proactive preventive measures. And it seems to be impossible even in a society like Finland, because most of the resources have to allocate to fix already existing problems. So again, we have an idea that by using private capital, we can make that kind of systemic change in our society, that more emphasize and more activities can be then focused on proactive and preventive actions and keep people healthy. That means also sustainable well-being, sustainable economic growth and everything. And impact bond model, social impact bond model is just one tool to implement the idea of outcomes contracting. And as I mentioned, we have used this model in Finland in this way. There's a program manager who is in charge of raising private capital as well as choosing the practical service providers, and based on procurement legislation, we are running tendering process always in every social impact bond in order to find that program fund manager who is then in charge of everything. And very, because there's a lack of time, I go forward, but this is a basic structure, a legal structure, how we implement the idea of social impact bond as a part of implementing the idea of outcomes contracting in Finland. And how we prepare those projects, we are doing a modeling of societal benefits, and we really believe in this kind of work, which is done before we do anything else in terms of use of social impact bonds. And this means very brief that we have to understand and frame the phenomenon with which we are going to work with. For example, if we are talking about type 2 diabetes, we first have to frame what type 2 diabetes means, what kind of relationships are included to phenomenon called type 2 diabetes, and what are those root causes, and some people get type 2 diabetes and why some people are not get that illness or that problem. And you know, understand the whole phenomenon and have a clear idea after that to which kind of root causes or which kind of possibilities we have to focus on and influence in order to get the situation become better. So we are really believe that kind of upfront work called in our case modeling of societal benefits, it's a very important part of the project, and it's really done before we do anything else. And by doing this, we really then have a clear picture if outcomes contracting can be used as a tool to implement the idea of outcomes contracting. It's a solid base from the public sector point of view for local authorities, municipalities, as well as the central government to understand if outcomes contracting can be used when we understand the whole phenomenon. And here's the short list of different that how we are running through that modeling process. It's a joint effort, joint work between public sector people, those commissioners, bonus payers, between including also the input coming from different kind of service providers, but from other professionals working with that specific phenomenon. We are really inviting to that process all possible stakeholders, all possible professionals who are interested in this topic, who are interested to work for it, and who are really ready to give their experiences to joint use.
And we have an understanding, and by doing that societal modeling work well enough, it's a very logical basis for measurement. You don't have to think that how we can measure if we achieve what we want to achieve, and how we can measure this and this and this, because if you are doing that modeling work well enough, it's that kind of, as I mentioned, logical basis for understanding what should be measured and how we can measure in order to be sure that we can make those changes happening which are necessary in order to achieve the final impact goal. So again, the modeling of societal benefits is the basis also for measurement in terms of using outcomes contracting, or even if we are more broadly about impact investing. We have to have that kind of idea, the theory of change and everything behind our allocations and our operations. And this is a picture what we want to create by doing that modeling of societal benefit. So we really have to have that kind of idea concerning the whole ecosystem. We have to have between different stakeholders and players joint understanding about the final impact goal, and especially what kind of changes are needed to happen in order to be able to achieve the final impact goal. What are those crucial changes, or do we have some very positive issues or indicators or whatever there which should be strengthened in order to be able to fight the impact goal. So we really have to have that understanding, and then there can be a lot of different kind of solutions, a lot of different kind of operations. But when we have done that modeling of societal benefit, we can be sure that all those solutions, all operations going to the same direction, and when the situation is like that, we are able to make those changes happen, or we are able to strengthen those positive issues there, and by doing that we can really achieve in the longer term the final impact goal. And here are some practical examples. We have used a social impact bond as a tool to implement the idea of social outcomes contracting from this kind of perspective in Finland. The first case was occupational well-being in public sector, and the second one was the fast employment and integration of migrants. And when we started that social impact bond in Finland in 2017, it was the biggest one in Europe in terms of the fund side. And the occupational well-being, it is already finished, and it was more or less a good intervention. And the second one, the Kotosi fast employment integration of migrants, the follow-up period ends by the end of next year, but it seems to be successful in terms of employment, that means that it's cost savings to our government, and it means also that investors can get the principal back and also return. So this seems to be quite successful, and all these are based on that modeling of societal benefits. And my team, first in Sitra and then in Center, has been in charge of doing that, collecting that understanding and information for public sector use, and also for service providers and fund program manager use. And here, this is my last, before I finish, some more detailed information concerning our second impact bond, which really was the fast employment and integration of migrants. The commissioner was and is the Minister of Economic Affairs and Employment, so basically Finnish government. And here you can see the list of investors. The European Investment Fund was and is the biggest investors, and Sitra Think and Do Tank, working under the control of Finnish Parliament, the second biggest, and then there are some other investors, including, for example, Orthodox Church of Finland. It's quite surprising investor in this case. And there are a lot of different service providers led by the program and fund manager, in this case called FIM. It was one of the biggest asset management companies in Finland, who had and has also knowledge concerning employment, how to enhance employment, and understanding concerning refugees and migrants also.
So that company was leading and coordinating of work of different kind of service providers, and this was the matchmaking service between migrant and needs of our labor market. And there were two indicator: labor market benefit and income tax. And here you can see that our idea was that when those people are involved to this intervention, they get the work much more quicker than those who are not involved to this integration intervention. And that means that our government saves labor market benefits money, and because those people become taxpayers much more quicker than normally, our government can get additional tax income. And so our government promised to pay to the fund as a bonus 50% of that economic benefits, will be there by decreased labor market benefits and increased income taxes. And here you can see some figures. So there were a little bit more than 2,000 migrants, and about 60% of those migrants get the job. And those migrants who were served by the normal system, the employment rate during the same time was somewhere between 15 and 20. So this intervention seems to be at least three times more effective than the normal way how this kind of challenges are handled by the public sector in Finland. And there was also employment social impact bond up and running in Finland, which seems to be quite successful in terms of employment rate until now. And also, as I mentioned, children and youth, which is basically the SIP concerning prevention of exclusion of youth in our society. And here you can, there are different kind of indicators. These all are based on that modeling work, which is done before anything else has started in terms of these social impact bonds. And there are a list of investors, and sorry that I really run through a lot of different things, but I hope that you get some kind of idea. And as I said already before I started, that I'm happy to answer your questions also afterwards and support your activities as well as I'm just possible. Thank you very much. Thank you, Mika. Allora, innanzitutto chiedo a Cristina se sono arrivate delle domande. No one wants to take risk that I'm continue speaking. No, allora, aspetta. Ok, invece ne ho appena ricevuta io una. Scusate che la leggo. Allora, la domanda è questa: come state reagendo in Finlandia? Come sta reagendo in Finlandia il settore del no profit al cambio di modello che state promuovendo, ossia ad essere retribuiti a risultato anziché ad ore? Perché in Italia effettivamente questo è un tema molto sensibile. Thank you. It's a very good question, and I have to start my answer by saying that we are saying in Finland that Finland is the promising country of NGOs, of the voluntary sector. And one reason for that is that our government owns gambling company. We have a special permission from EU Commission that our government can really run the gambling company, and all profit coming from that gambling company, which is about 1 billion euro per year, is dealt out to NGOs in our country. So we have thousands of different kind of NGOs in Finland, and they are funded by money coming from our government. So basically the role of NGOs is very strong in Finland. But what is the challenge in our case is that we are not sure if those NGOs can really achieve anything, because now I'm very critical, you know, and at the moment I'm working for one of those NGOs. We are applying money
that gambling money. For example, our NGO got more or less 2 million euros for next year to do some activities. But that money is just applied, and you don't have to prove if you have achieved anything. Now I'm maybe a little bit overcritical. But anyway, when we started to work with social impact bonds, there were many NGOs who told us that we are willing to come and join. But then we asked that how you can prove that the concept you are running is really useful one, and you can really achieve what is needed to achieve. And they were not able to prove that. But you, as I mentioned when I started, we have organized different kind of training, accelerator training for that kind of organization, enterprises as well as NGOs, in order to support the idea that they can become impact-driven organization, impact-driven service providers. I don't know if this was an answer to your question, but we really hope that we, at the same time, when we are talking about outcomes contracting and very much that kind of measured operations, we can challenge our very large NGO field to improve the way how to act. And for example, I have promised that our Brain Association will become really impact-driven NGO in a couple of years. We are working very much at the moment inside our organization. We have about 60 people working for our organization, that we are able to prove what we are achieving in our society and what is our role in terms of that kind of things. Sorry, it was a long answer, but it's a very crucial, important question here in Finland, because as I said, we are the country, promising country of NGOs. No, infatti io ringrazio per la risposta e anche per la domanda, perché solleva a me un quesito, che è: nei SIB che avete implementato fino adesso, e avete coinvolto, immagino, anche appunto soggetti non profit, come hanno reagito questi proprio nei casi in cui avete seguito? Perché anche l'Italia in realtà ha un settore no profit molto sviluppato e diciamo ci sono dei rapporti sempre più strutturati, soprattutto tra pubblica amministrazione e soggetto no profit. Quello che al momento manca è il profit, è la finanza, o manca o non è così sviluppato, mentre effettivamente i rapporti tra no profit e pubblica amministrazione sono molto forti. Però il tutto al momento si basa su un sistema non sicuramente non outcome based, come invece voi proponete. Yeah, but we have the same system at the moment in Finland, as I mentioned, that those NGOs get grants from government, that gambling money is dealt out as a grants. But you know, we like very much about the idea that private companies and NGOs are working together, and they are creating coalitions in terms of service providers, deliverers in our social impact bond, because somehow we believe that there is very good approaches and ideas included to work of NGOs. You know, they are close to people, as we say, and they are also very good perspective included to work of business, you know. And when we are talking about outcomes contracting, we really believe that when we have a focus on outcomes and impact, it means that the taxpayers' money and also private capital is really used in the best way when we are talking about sustainable development and also sustainable economic growth in Finland. So we really would like to combine private players and NGOs more close to each other, and then work as a coalitions together with public sector. Invece, allora, un'altra domanda da parte mia, perché abbiamo parlato soprattutto adesso del, diciamo, del no profit, e visto anche il nostro pubblico, mi chiedevo quale sia stata la sua impressione
della pubblica amministrazione a lavorare con questo modello outcome based. E quando prima ha parlato del fatto di aver girato la Finlandia, aver incontrato molti sindaci, aver quindi fatto una, direi, una mappatura dei bisogni, vorrei sapere quale è stata la reazione e quale e come è stato accolto, perché sono strumenti molto innovativi e naturalmente anche qua in Italia si stanno iniziando a muovere i primi passi in questi ultimi anni. I think that it was very crucial for our, let's say, success in terms of social impact point that we met those mayors and we discussed with local authorities before we did anything else, because that meant that we had that kind of joint understanding what could be done by using social impact model in Finland and where and how it is needed here, that we didn't figuring out just there in the Citrus fancy office that we start to do this and this, but what we started to do in terms of for example children social impact board, the need came from those municipalities. Those mayors told me that they really have problems with families, even we have a Nordic welfare state, and then even we have a good economic situation before COVID and everything seems to be well, but despite of that, they have quite deep problems with families. And so, you know, we gave them new kind of solutions in order to support and find a way how to face those problems and how to support those families. So, as I mentioned, that it was very crucial that we had and we still have that kind of discussion connection between each other, and we can change ideas all the time. But again, we have to remember that we are so small country. We are as Rome in Italy. Senz'altro, noi abbiamo delle proporzioni ovviamente molto più grandi e questo rende anche il tutto un po' più complesso. Allora, io ringrazio molto il dottor Mika Picco. Se ci sono altre domande potete farle nuovamente in chat come prima e farle anche via mail successivamente se avete dei dubbi, delle questioni, e poi sarà naturalmente mia cura inviarle al dottor Mika. Proseguirei, e quindi ringrazio intanto moltissimo il dottor Mika Picco, proseguirei questa sessione con l'intervento, passiamo dalla Finlandia ai Paesi Bassi, con l'intervento di Bjørn Wennema, che è co-founder anche e managing director di Social Finance Netherlands, appunto, quindi dei Paesi Bassi. E anche lui è un esperto di questi temi, in particolare proprio dal punto di vista anche della pubblica amministrazione, quindi del outcome-based contracting, e quindi ci porterà l'esperienza, in questo caso appunto dei Paesi Bassi. Ringrazio anche lui moltissimo per essere qui, per essere con noi, e gli cedo la parola. Grazie intanto e a te. Thank you, Chiara, and very happy that I'm following Mika. Mika is always much smarter than me, so he can explain all of the very complicated details of these methodologies, and I can just follow up with some practical examples from the Netherlands. So that's what I'll do. I'll try and share my screen. Hopefully that's going to work, and then I'll talk you through a bit of the... Okay, wait, sorry, my bad. I need to have it on a different screen. There we are. I think this should be better. All right, so as Chiara said, my name is Bjørn Wennema. I am a co-founder of Social Finance Netherlands. I'll tell you a little bit about what we do in the Netherlands and more broadly, and then more on our experiences on social outcomes contracts or social impact bonds in the Netherlands. And I'll also end with one example, as I know you guys are
discussing a lot on around labor market examples, where we've set up a public-private initiative together with the ministry, which links to social outcomes contracting, but is a broader fund to stimulate the labor market. So that's an example I'd like to share at the end as well. So I'll go through through both. So very briefly about us. So Social Finance Netherlands is around since 2018, working with some of the key partners, but actually the team has been involved with social impact bonds since 2013, when we launched the first SIB in the Netherlands at that time in Rotterdam on youth unemployment. And have been active in that from both ABN AMRO, which is one of the main banks in the country, and various other places. And a couple of years ago, we decided to set that up in a separate impact-driven organization, and that became Social Finance Netherlands. And our aim is more broadly, so we don't only do social outcomes contracts, although that's a big part of our work, but our aim is to mobilize both capital and people for social change. And we believe that financing differently, but also identifying outcomes to make better policy decisions are key parts in doing that. And for that, we work with a broad range of both government actors, philanthropy, social investors, and NGOs or social enterprises in the field. So we try to mobilize that full ecosystem. And we're a part of a broader community with organizations in the US, UK, Israel. Social Finance UK was the more or less the founder of the social impact bond concept in 2010, when they launched a SIB around recidivism for short-term prisoners. In Peterborough, I think that example has been going around a long time. And we work together with most of those organizations to not just look at what are the social challenges in our respective countries and how can we identify better solutions to that, but also what can we learn across countries and where can you bring lessons on, for instance, the labor market, but on health or on education from one country to the other. And I highly stimulate you guys to or encourage you guys to do the same once you get into the field and see what is there. And then obviously, hopefully Mika and my presentation will help with that. But Mika has a lot of experience there as well. So it's great to get those knowledges in. Where Mika's done a bit of the background on the SIBs, I wanted to do a background a bit about the landscape that those SIBs operate in, because the dynamic that you see is that the social challenges are very much public-oriented or philanthropy-oriented. And actually, there's a broader field of financial actors that could actually contribute to that. And we see a dynamic that is changing that we'd like to capitalize on to really mobilize more funding for social change. And I think it's important to recognize the dynamics in that private sector field as well, where actually we see a big shift from the traditional ends of the spectrum, which is either organizations do philanthropy, so they give money away, or they are very traditional investors, so they only focus on risk and returns and look just at the financial impact of a company. And we see actually both are slightly moving towards the middle. So more and more philanthropic organizations in the Netherlands are looking at either more venture philanthropy or impact investing, where they're saying, hey, if we can not just give our money away, but maybe invest some of that money in companies that make a social impact and get that money back, then we can do that again and we can keep making that impact. So I think that's a change that makes a big difference, but actually opens up a lot of opportunities for things like social outcomes contracting, where those are typical organizations that bring in that social mindset, but now are also looking at other ways of funding that and therefore also other partnerships to do so. And actually on the other side, you see a lot of the traditional investors, and you see that obviously more broadly in the world,
moving more and more towards sustainability, towards social impact, and taking into account not just financial risk, not just financial returns, but also take into account the impact side of their investments. And where that becomes interesting is that actually in a lot of the social fields that we work in, there's sometimes lacks, and this is very black and white, but it sometimes lacks the rigor that traditional commercial sectors bring in when they assess, for instance, investment opportunities, or where they assess whether an organization has a high likelihood of succeeding. That rigor, that financial, that commercial perspective, doesn't mean that we need to bring a commercialist perspective to the social sector, but we can use some of that thinking to look at, hey, what are opportunities to actually improve our delivery? What are actually opportunities to improve that impact? And be much, much more strict and much more rigorous around that. And it's very, very interesting to bring in those perspectives as well, and utilize the knowledge that is in the commercial field. And that also opens up a whole range of other financial instruments to look at, right? So we have subsidies that also often focus on inputs and activities and then give the money away. And you have traditional finance tools that purely look at the financial model. You get now a whole range of things in the middle there, which social impact bond sits right in the middle, but there's other ways of having financial loans that are linked to impact, or having grant models that look, take into account outcome indicators, or there's all different nuanced models that suddenly are possible. And it's actually great that we can be creative and think about how can we make a financial solution that fits the social challenge, rather than just having to fall back on the typical solutions that are there. I think the social impact bond is a great form of that. So Mika has done a bit of that, this on the social impact bond model itself, but just to say the reasons why it was interesting for the Netherlands to look at social impact bonds, I think there were four main reasons why the social impact bond model was very interesting for most parties. The first one was that there is, in many social challenges in the Netherlands, we're very bad at collecting data. So we'll have a lot of programs focusing on children in care or on youth unemployment, but we never really collect data on what are the outcomes of those programs. Which programs are successful, which are not? Are we ensuring that the money is actually going to those programs that make an impact? And how do we then track that? And I think there was very little of that, and there's becoming more awareness that is needed. And obviously a social impact bond, by having to identify outcome indicators and really attach the financial returns to that, that you are being forced to create insights into that effectiveness in organization once it's up and running. But to do so and to have a good understanding with the investors, you also need to do that up front. So suddenly we're looking at this whole range of potential NGOs or potential service providers and looking at who are actually successful, what is success look like, and all of those questions. And that brings a very different thinking perspective that is much needed in the social sector. So that was one main reason. The other one is that we've seen over the last couple of decades a bit of a back and forth or a cyclical structure around public sector and private sector and their roles in addressing social challenges. For instance, in healthcare, more and more has been privatized, and now we're going back to public. In welfare, there's some privatization taking place. And actually, I think there's a strong realization now that public sector alone is not always capable of fully addressing those social challenges, but the capitalistic financial perspective, the private sector market, is not always a good match for those really deep social challenges. So actually, we feel that the best way of making progress is actually bringing together those parties and thinking together, how can we do this well? How can we ensure impact is still center? But really bring together the strengths of those different sectors. And I think that's another reason why we looked at it. The third, and we can come to that maybe later because it's debatable,
But the third is that for public sector with associated impact bonds, there's a bit of a risk transfer because investors are funding the interventions up front. And if they don't succeed, then the public sector won't run the financial risk of that. We often see that that's mitigated in social impact bonds, where some of the risk is being shared or not. And you could argue that this is not fully happening in most social impact bonds, in my view. But there's some of that. And I think this is, in the Netherlands, seen as one of the main reasons for a municipality or a ministry to also take place in a social impact bond. Is that they're taking some of that financial risk for themselves away and only paying later when they know that impact is realized. And the final one is, and Mika referred to this as well, is that we're very often, bound by, in public sector, bound by 4-year, cycles, election cycles, but even more so bound by annual budgets. We just have to spend the budget this year, and if we don't spend it, the money is gone, and next year there's a new budget, right? I think that sort of thinking, and what a social impact bond can do by having a longer contract, but actually focusing on those outcomes, and sometimes long-term outcomes, is we take away that annual cycle, and therefore we create more room for interventions and for outcomes that are focusing on prevention, and that might not realize their potential benefits until 2-3 years down the line. But because it's structured in a social impact bond, we can look at ways of still funding that and create a space for that in public sector. I think that's a big part of this as well. So I think those are the 4 main reasons for the Dutch ecosystem to start looking at social impact bonds. We did so for the first time in 2012, 2013. Where we launched the first social impact bond. It was a small one, just as in Finland, focusing on youth unemployment. So the city of Rotterdam, which is the second largest municipality of the country, had a big challenge on youth unemployment. A lot of young people being stuck in youth unemployment and coming out of that, and were struggling to address that properly. So they didn't see a lot of movement in there. And we're therefore looking at more innovative approaches. We found that in a social entrepreneur, which was called the Business Club, which was actually helping young people, not just doing job training or skills, but a big part of that was also entrepreneurial skills, which had an added benefit of not just replacing potentially jobs or bringing them into work or towards education, but also some of those young people would go on and start their own business and started creating jobs from their businesses. So there was a big multiplier effect, which made that service provider very interesting. So what we did is we set up a social impact bond with 2 investors investing around 700,000 euros for a 3-year program that would work with 160 young people that were currently receiving social benefits. And there was a model created based on historical data that would more or less predict how long they were expected to remain in social benefits for the next couple of, the next 2 years, and how likely they were to leave social benefit system, so get a job maybe on their own. So that model was used as a benchmark. And then once the program started running, we would compare the results of that, of the young people that were in the program with that benchmark model, and see whether they would leave the benefit system quicker, and how much quicker, that was basically the savings that would be realized for the city of Rotterdam. So if they would leave the benefit system 3 months earlier, then they wouldn't have to pay social benefits for 3 months, and they would use that to pay for the outcomes resulted in that. I realized I didn't click here. So this is the model. So you'll see it here. So there were 2 investors, Amin Emre, which is a bank, Start Foundation, which is a philanthropic organization, starting to come from philanthropy more towards investment. They've actually proceeded in that direction. And this ended up being very successful. We had a cap on the return, which was 10% per year, which is quite high. But they exceeded that by far in terms of the savings realized. So actually there was
there were savings across the spectrum, and the city of Rotterdam would actually keep the savings that would exceed that cap and therefore benefit from the program as well. What I wanted to share with is what we've seen in the Netherlands in terms of thinking more recently is that we've seen a progression from social impact bonds, individual deals with one service provider, one topic, to more of an outcomes fund approach. And the main difference is that rather than funding a very specific intervention, a very specific deal, at least in the Netherlands, is that we would take maybe more of a fund approach and look at, can we identify a social challenge? Can we then pool money at the public sector level to pay for outcomes? And then contract a whole range of initiatives that would address that topic and start working towards those outcomes. And every individual initiative could either bring along social investors, and therefore that particular contract would look a lot like a social impact bond, but actually some social service providers would be capable of doing funding it on their own, right? So they would just have an outcomes-based contract directly, they would take care of the funding, and they would be paid once the results are there. So you can get different structures based on the needs of the service provider, but there's an added benefit in that setting up a social impact bond can be a lot of work. It's quite a complex structure. And even though there are a lot of things that you can take from one social impact bond and bring to the other, there's still a lot of reinventing the wheel, a lot of tailor-made work there. And with an outcomes fund, I think the aim is to take that and do all of that preparatory work upfront, arrange that in an outcomes fund, and then make the individual deals below that easier. So more or less make it more efficient to set up the outcomes structure. What else is important to say here? The other part is that it's also, it can take, if there's an opportunity to set that outcomes fund a little bit at arm's length from, for instance, the municipality, and therefore have it run for much longer. So for instance, if you would create a fund of, I don't know, 10 million, you could pull that funding at arm's length. And for the next 5 or 10 years, you could have programs run to that, which makes it actually easier from a governance perspective. And for many investors, that reduces the risk of a government reassessing the need of that social impact bond maybe 3-4 years down the line when new coalitions have formed or other perspectives have directed. So there's an added benefit there as well. So over the last 8 years, I'd say, there's been 17 impact bonds in the Netherlands. A lot of them have focused on employment. A lot of them on youth unemployment, and most of them on employment more broadly. The reason for that is actually that central government has taken a quite passive role. So it's been a lot down to municipalities to pick this up. A lot of our social sectors is very decentralized. So municipalities are responsible for a lot of it, as well as for the unemployment a part of that. So therefore, you had to deal with the municipalities, but also that it made it for municipalities easier to work on the labor market, because it was the problem itself, the intervention is not one-dimensional, but the savings and the financial part of that is a little bit more one-dimensional. So you can create a business case out of people getting into work rather than having to take into account, child welfare, or elderly care, where they have so many actors and so many different departments in each municipality dealing with that, and that making it much more complex. In the Netherlands, I think a big reason why employment was such a popular topic is that it was very direct. And I think the final reason was that it was also a shorter turnaround for the business case. So if you bring people into work in the next 12 months, that will create savings basically from the moment that they start working. While if you have a program
which is much more innovative and in trade long-term impact maybe, but on young people who are at risk of leaving school, leaving education, and you make sure that they stay in school, get their diplomas and start working, that will have an amazing long-term impact. But you know, the municipality won't see the savings for many years to come. And that's been a challenge to get that thinking across, that actually it's very much worth doing those type of programs. But they've been struggling to get that going. So I think that was another reason why employment has been a big piece. Most of the impact bonds came out of direct impact bonds, like I said, and there's one group which is called, you see it here in Dutch, this is a Dutch version, but Provincie Noord-Brabant, which is the red, rectangle, the red rectangle in the middle. So there were four deals under that outcomes fund that they created. So they had one outcomes fund, one structure, four impact bonds pretty much structured below that. And actually that outcomes fund is now being redeveloped into a second tranche, which will be a little bit bigger, which has been interesting. What else? No, I'll stop there for that. Yeah, I wanted to bring in like, what can you guys learn from us, which is hopefully what is this about is, I think what we've seen, and that was also the reason to set up Social Finance NL, is that at some point, initially, when the first SIP was launched, it was very popular. A lot of people wanted to deal with it. It was a hype, but a lot of people were interested. But we got to the point where people were interested to do a social impact bond just because it was a social impact bond, right? So the politicians would be very interested because it was a fancy name and a partnership so they could launch that and have a good photo up. Service providers were interested as well because there was money there. And so a lot of people were going at it because they wanted to have that structure rather than taking one step back and saying, okay, what is the challenge that we are addressing? What best way of funding works for that challenge? And can we then set up a structure that fits that? Right? And that could be a social impact bond, but actually this very well could be a very different structure. And we shouldn't get hung up on that structure itself and explore those other opportunities as well. And we see that now, but it's been a challenge moving away from that. I think keeping that impact central is going to be important. The second is, and as I said before, a lot of it has been going through municipalities, that it has its advantages because there's a very direct link to the impact. It's very local. The challenge is that they're all very small impact bonds, very small deals. And that makes it harder because it's a complex structure, as I said, which takes a lot of work to justify all of the work that comes with that for a very small investment. And I think there's it's a great way of structuring it, but there could be structures thought of, and for instance, in the UK, where there's a central outcomes fund that is topping up local municipalities or other structures where you can find scale, at least, I think is definitely worth looking at. And the third is interestingly, all of the actors that have been in dealing with impact bonds have been very keen on looking at impact and putting impact central and working together and partnerships and all of those great words. However, we take a step back and we did five in 2018, we did a report on the impact bond so far and all of the lessons that could come out of that. And actually what we found is that a lot of the deals were very private. So people were not willing to share contracts, which may be worth considering to keep them private, but also the more details about the deal, the actual outcomes, a lot of it was kept private rather than making it public. And actually our personal view is that, even though the investors are private and funding this, in the end, you're paying for that with public money. So I think you should be very aware of transparency and making sure that public money is reported for and accounted for. But also to make sure that we can learn from each other and work with that. And I think it's been a challenge to get that transparency in the system. But actually, for the long term, it's very important to have that. I realize I'm talking for a long time, so I'll briefly run through the final example, which is a bit different, and then I'll stop and see whether there's any questions.
because I wanted to share one other example, which is not associated with bondage at the moment, but a fund that we're currently running that very links very closely to that. And we've called it the Social Innovation Fund. And that works with our Ministry of Social Affairs, who is responsible for the labor market. And they've set up in their policies a what they call it, the literal translation is a jobs agreement, to help 125,000 people to sustainable work, and particularly people with a very large distance to the labor market. Right, so people with physical disabilities due to accidents or born with it, visual impairments, those kind of things that are very that have very high unemployment rates, but we feel that they actually could work very well depending on the situation that you put them in. So they struggle to find work. And what we actually see is that employers, the companies, and that doesn't have to be an NGO, that can be a general employer, an SME, anything. A lot of them are actually very willing to offer jobs to those people, because in current economy, we actually see that there's a lot of vacancies open, a lot of job openings that they can't fill. So they're actually very keen to see what they can do to bring in more people into their workforce. But in most cases, actually, that would require either extra guidance or, for instance, physical adaptations to make sure that the wheelchairs can access the building, or that the machines that are there could be used by people who are deaf. I mean, you can make various examples, and those adaptations require often an investment up front, and that investment is not something that they can find money for. So actually, we feel that the money, that having investment for that, is a big, big hurdle of getting all of those people into work. And we've had many policies that implement a stick for employers, so that they have, if you bid for a public contract, you need to do something socially and all of that. There's a lot of that in place that are more on the negative side. And now we've thought, can we do something more on the positive side and actually see what you can do to provide that funding? So there was a social innovation fund created where the Ministry of Social Affairs puts up the funding, but that's supplemented by private donors and investors creating a first fund. And that fund will actually directly invest or provide guarantees for those employers that are willing to create sustainable jobs. So they have to come up with a business case, what they would need to adapt or what they would need to scale up, and how they will involve exactly those people that are in that job, that fall under that scope of the jobs agreement, into that process. So how many jobs will they create, for whom and why, and all of that, that it needs to be in the plan. By doing that, they will still have a sustainable business, they'll get favorable terms on the investment, and over the next couple of years, we'll repay that investment into the fund. So the fund is revolving. It doesn't need to make a return, but it just needs to be revolving. And it does two things. It does one, it creates a financing opportunity for those employers. So therefore, it creates the opportunity to create a lot of jobs. But two, it actually is going to show to those private donors and private, but more particularly private investors like banks, that investing in this type of processes is actually a good thing to do. That having an inclusive workforce actually is beneficial to the long-term sustainability of an organization. And creating that awareness and that change is very important. So the end goal of that is not necessarily to keep that innovation fund in place, but show to banks that they can fund that, those employers themselves. So in 10 years from now, the fund is not needed, but the private sector will take up that role. So it should be a temporary thing. The link that it has to outcomes contracting is that in many cases, it will invest directly. So there's no outcomes deal together with that. But because we're so closely aligned to the Ministry of Social Affairs and the labor market regions and the municipalities, what we strive for is see if we can provide extra liquidity for those employers by making agreements with, for instance, the municipality or the region, to say that if they create those jobs for those people that are very often now in benefits, now sitting at home, that the municipality will pay them a certain fee for every job that they create, and they can use that fee to repay us as a social innovation fund. And therefore, that the fund, that they can keep the money from the fund and use the fees that are getting in from those jobs to repay the fund.
so that, that will create an outcomes approach and an extra stimulant to actually create those jobs for them, because every euro that they get from the municipality is a euro that they won't have to pay back and have extra liquidity to further scale or make their organization financially viable. So that's an extra incentive. So in most of the deals that we do, there'll be an outcomes element to it, but it's not necessarily a social impact bond structure. So that's another example I wanted to share, and I'll stop here and I'll stop screening. I'll share this presentation with you guys. So, but Chiara has my details, so feel free to approach if there's any questions. Thank you very much. Thank you. Allora, vediamo innanzitutto da Cristina se ci sono delle domande che sono arrivate a lei. Sì, c'è una domanda. Allora, può spiegare come mai, dal suo punto di vista, i social impact bond non stanno spostando il rischio dalla pubblica amministrazione al settore privato come dovrebbero fare? Sure. I think there's a couple of reasons. I mean, I think we perceive risk sometimes in different ways. So the financial risk, sure, is transferred to a certain extent. In a lot of cases, however, there's a guarantee or there's a threshold. So for instance, public sector pays for part of the impact anyway. We see many impact bonds. I don't think we have those in the Netherlands currently, but many impact bonds where that's part of the payments are based on outputs and part of them are outcomes. So in that case, you're still slightly paying for services. So it's rarely fully transferred. The other piece is that in the end, there are some externalities that are taking place, that you're paying a return, which is extra money, but also that if it fails, then the question is, does the government really stop paying for those people, right? So they haven't maybe paid then for the service, for the social impact bond. So there's no financial risk in the impact bond, but they are still responsible for those people for which maybe the impact bond has not been successful. So there's a long-term structure where they will remain to pay for those. So that doesn't mean that the bond structure is a bad thing. I think there's still some risk transfer taking place, but sometimes it's overestimated from a public sector perspective. Grazie. Allora, avrei io una domanda per Bjorn, se non ce ne sono altre, chiedo sempre poi a Cristina di tenere monitorato, e è questa. Il social impact bond si basa sicuramente su un impatto a medio termine, perché appunto probabilmente, come dicevi, la ragione dello sviluppo sull'employment è proprio perché il ricollocamento può essere immaginato in tempi brevi. E c'è spazio per un ragionamento però a lungo termine, perché in realtà e eventualmente questo può essere misurato, perché per esempio nel settore dell'employment la ricollocazione è immediata, però la persona dovrebbe poter poi rimanere nel mercato del lavoro per un certo termine, e quindi si potrebbe dire che l'impatto continua, diciamo, è un po' più a lungo termine. Quindi questo è misurato, è misurabile, viene considerato. Yeah, great question. I'll take them separately. So one on the length and the medium term and short term, and one on the measurability, because I think that's an important other topic. I think it's always taking the long term into account, right? So for instance, in most of the unemployment SIBs, what we see is that it takes, for instance, a payment when people move into work, but also when they sustain work for at least a year. And if they sustain it for a year, there's a high likelihood they will sustain it for longer. So it's always set up with that thought of that longer term perspective, absolutely. I think there's a big opportunity to also look at prevention and longer term impact bonds. I think you see that internationally a lot, even in the examples from Mika on the children SIBs. I mean, that's a very long term perspective. I think we've just been struggling to get that going in the Netherlands. I think part of the reason is that
again, municipalities are responsible. Their budgets are very tight and are being squeezed every year. I'm sure that's recognizable for most municipalities. Therefore, it's harder for them to really take a 10-year perspective. I think for that, what you would need is, for instance, a central government really taking a policy decision to use this methodology to invest. And there, I think you can create a big space. And Finland has taken that approach. UK has taken that approach. So I think there's definitely a lot of opportunities to do so. And I think that's actually the place where impact bonds have the most use of all, if you can really invest in that longer-term impact. The measurability is very interesting. I think what we've learned two things. So one, from that very first tip that I showed. So one, at that point, we just took into account everyone who left the benefit system as a success. Interestingly, in our systems, you also leave the benefit system of the municipality where you go to prison, right? Because then you go into a different system. So actually, sure, the municipality is not paying benefits anymore, but I don't think we can really count that as a success. I think what we take into account is, okay, how can we see which outcomes are actually successful and which not? The other is that we're more and more looking at, I would say, softer outcomes. So also take into account the either, for instance, happiness or the well-being of people. So if someone goes into a job and are in a good place mentally in that job, they're very likely to sustain that. If they go into a job but feel very stressed because they have a child at home which they don't have time to take care of, or there are other factors around that, then it also means that they're much more likely to actually fall back into unemployment because it's harder to sustain. So I think taking that into account is important. And we see that in as soon as we move into other fields as well. So if you work with young people, can we then have a measurement around mental health, but also around, for instance, their participation in society? All of those are measurable. It's a little bit harder. And you have to be aware, you just have to be conscious with each other on the fact that you're taking a little bit more of a subjective approach. In some cases, people feel that subjective is worse than objective, but I feel that taking that subjective approach, taking those softer elements into account are actually crucial to really look into the effects on the people themselves. Grazie. L'ultima domanda da parte mia è riguarda la complessità dello strumento che anche tu hai menzionato e che anche a noi che lo stiamo studiando, che stiamo studiando l'impact investing in generale, quindi non solo i social impact bond, è un problema che è spesso portato all'attenzione soprattutto della pubblica amministrazione. Mi chiedevo voi come l'aveste affrontata e quale, diciamo, consiglio in un certo senso, ma anche quale strumento avete impiegato per cercare di snellire la procedura, snellire la contrattualistica e quindi rendere meno costoso poi, perché in fondo la complessità porta ad un maggiore costo, l'intero impianto. Yeah, that's an important question. I think there are three things. So one is obviously, I think we've looked at the outcomes fund approach, as I said. So if there is a scale effect, then it becomes both the work is more worth it, but also you can have multiple deals under one structure, and therefore you can really save a lot of time that you would otherwise have for all of those individual impact bonds. So I think that's an important one. The second one is making the measurement easier and clearer. We're starting to work with rate cards, for instance, more and more. So rather than it's maybe less scientific. So I'm sorry for the academics in this field, but you would take out, for instance, randomized control trials or other that would take into full effect. However, if for instance you draw up a rate card, assess what the likely benefits are, what the benchmark is, you incorporate that, you get to just only one measurement system. Say, okay, if the X happens, you will get paid Y. Or if something else happens, this is the other payment. So you make it the structure easier, and therefore I think people find it much clearer
to work with and easier to make agreements on. So I think that's an approach that we've taken. And I think the third one, and that we haven't really solved that, but I think it's an important one, is build in the trust more. And it might be an odd statement, because I think social impact bonds are succeed or fail by the fact that they have, there's a trust relationship between all of the partners involved. However, and often when we set out the process of setting up a social impact bond, people are, everyone has this thought in their mind where, okay, we're going to keep it simple. We know what we're trying to do. We keep the people set in that we wanted to help in the center of things. But as soon as you get to the deal phase and you need to go to the contracts, lawyers get involved and suddenly everyone needs to be more certain, and the municipality wants to have the certainties, the investors want to know this or that. And you get into these big pieces of contracts that actually you don't really need, right? I mean, but we still do it. We still go through the motions. And every time you go through the same thing. So you start off very broad, very excited, and you end up in this narrow contract phase. And I think we haven't really solved for that. I think we're trying to make those contracts easier. You can standardize some parts of those contracts so that will make it faster. But finding ways. So one example that we're looking at now with one of the municipalities is having the service provider do the measurement themselves. Right. So they will do an assessment with those, the people that they work. This is with women who have faced domestic abuse. Right, so it's a very touchy subject. Bringing in external service providers, external evaluators, and all of that becomes impactful on those people. And actually, the service provider is doing an assessment themselves at the start, at the end, how people are progressing, what challenges they are facing. So can we then just leave it to that assessment? That's a big challenge for government and for investors, because is it then independent? Can we trust that? Aren't they gaming the system? And the answer is, in 99.9% of the times, it's no, right? They're not. They're all in this to help those people. They didn't care about gaming the system. But we're trying to manage for that 0.01% that it does happen. But actually, in those cases, it's probably going to be a mess anyway. So yeah, we haven't solved for it, but I do believe that there's a big step to be taken there. Grazie molte, grazie per questi chiarimenti che penso abbiano veramente dato il quadro molto puntuale del tema. Se non ci sono altre domande, passerei all'ultimo intervento della sessione e quindi poi anche della giornata. Ringrazio veramente tantissimo Bjorn Venneva per aver partecipato a quest'oggi, e spero di rimanere senz'altro in contatto per il futuro. E insomma, ci saranno senz'altro altre occasioni per discutere di questo tema, che è veramente, veramente interessante e credo molto importante anche appunto per le pubbliche amministrazioni. Quindi grazie di nuovo. E con questo invece introduco il nostro ultimo intervento. Ringrazio tantissimo il dottor Fabrizio Barbier per essere con noi, dell'unità operativa Fondi Europei Innovazione del Comune di Torino, e quindi passiamo, diciamo, dal livello europeo transnazionale al nazionale, quindi a dei casi. Anche qui parleremo sempre di casi concreti, di esperienze. Vi dicevo che questo secondo modulo è immaginato così, e quindi parleremo di esperienze, così anche per sperare di dare al pubblico qualche idea, aprire accendere qualche lampadina, diciamo. E quindi con questo passo la parola al dottor Fabrizio Barbiero, che ringrazio molto per aver preso parte a questa iniziativa, e gli cedo allora la parola. Grazie. Grazie Chiara, buongiorno a tutti. Io mi prendo qualche minuto per raccontare come stiamo operando su questo tema, quindi provo un po' a raccontare dove siamo, le sfide che stiamo incontrando, le soluzioni che abbiamo studiato e che stiamo implementando. Diciamo che come città di Torino ci siamo interessati da tempo a studiare il tema della finanza d'impatto,
in tutte le sue applicazioni. E si è presentato a una importante opportunità, che è quella che è collegata al Fondo di Innovazione Sociale, che è gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri, e abbiamo quindi approfittato di quella situazione per proporre una idea progettuale che, su cui stavamo già lavorando da un po' di tempo, su quale stavamo anche cercando di agganciare delle risorse europee. E il progetto si chiama Homes for All e ha come obiettivo quello di lavorare sull'emergenza abitativa o prevenire situazioni di emergenza abitativa. Per quale ragione abbiamo orientato l'attenzione, abbiamo cercato di capire se su questo tema era possibile applicare un modello di finanza d'impatto? Lo abbiamo fatto perché Torino è un contesto urbano che ha delle peculiarità. Una di queste è che dispone di un patrimonio immobiliare privato ampio, sfitto e di buon mercato. Quindi il punto era quello di riportare sul mercato dei alloggi sfitti e metterli a disposizione di coloro che per diverse ragioni affrontano una situazione di difficoltà quasi sempre lavorativa e che non possono aspettare, stare in attesa di un alloggio popolare di cui le liste d'attesa molte volte sono lunghe, parliamo di circa di 2 anni, né possono essere né gli strumenti convenzionali che abbiamo funzionano e né una situazione, come dire, di intervento con la possibilità di ospitarli in strutture temporanee è la soluzione più appropriata. Non è più appropriata per il fatto che in realtà tamponi una situazione, non è la più appropriata perché per l'amministrazione costa tantissimo, perché vuol dire poi fondamentalmente ospitare in strutture alberghiere, non è la più appropriata perché decontestualizzi queste famiglie, le porti magari in territori, in situazioni che non sono di loro, che non sono lontane, diciamo, dal contesto in cui vivono, lavorano o con cui hanno costruito delle relazioni di prossimità. Quindi questo, diciamo, un po' il quadro. Quindi un quadro che ci dice fondamentalmente un po' di cose. Lavorare sull'emergenza abitativa e arrivare all'ultimo è costosissimo. Faccio un esempio. Vuol dire sostanzialmente 1.000 euro al mese per una famiglia media, per la città. A questo non sempre associata un'attività di accompagnamento sociale, quindi vuol dire che li si porta in una struttura alberghiera e da lì abbiamo visto che mentre un tempo il periodo medio di presenza era intorno agli 8-10 mesi, ora si sta andando intorno ai 24 mesi. Quindi fate 1 per 24 e capite già immediatamente di che ci stiamo parlando. E 2, perché interveniamo a valle di un problema. Si interviene a valle di un problema, per cui non avevamo strumenti che ci consentissero di lavorare magari in una situazione in cui la famiglia era a rischio di sfratto. Quindi tutto questo, insomma, ha portato il pubblico a porre questa questione e il privato a proporsi con delle soluzioni. Soluzioni che, sottolineo, sono soluzioni che in realtà si inseriscono all'interno di un processo in cui il pubblico e il privato agiscono insieme. Agiscono insieme, nel senso che il pubblico individua i beneficiari, il pubblico ha tutta una serie di servizi a integrazione, ma ha una difficoltà a mettere a disposizione del patrimonio immobiliare pubblico e ha una difficoltà, diciamo, a fare un'attività di orientamento dedicato alla famiglia
in modo tale che questa attività possa aiutare la famiglia a, come dire, raggiungere quello che per noi è un obiettivo di risultato, stando, diciamo, nella nomenclatura cara alla finanza d'impatto, no? Di acquisire una stabilità abitativa e qui non essere più, come dire, un problema per la città, perché a quel punto stabilità abitativa significa lavoro, significa un suo inserimento nella società, vuol dire una sua autonomia e quindi in qualche modo aver raggiunto il risultato sociale che ci immaginavamo nella nostra ipotesi progettuale. Per fare tutto questo, immaginate lo sforzo enorme perché è tutto estremamente affascinante, questo lo riconosco, cioè è stata veramente una delle esperienze più affascinanti. Io dico sempre che è stato un vero laboratorio di innovazione sociale, cioè io se devo dire mi racconti un'esperienza di innovazione sociale, io vado dritto lì, perché... Beh, innanzitutto abbiamo dovuto ridisegnare tutti i processi all'interno della pubblica amministrazione, tutti i servizi che lavoravano sul tema abitare, diretti e indiretti, perché dovevamo capire come inserirci all'interno di una filiera che già esisteva. E quindi questo è stato un lavoro che siamo andati avanti e indietro per tanti mesi, anche perché ingegnerizzare un processo vuol dire che il processo in qualche modo è definito, però come sapete chi lavora nella pubblica amministrazione molte volte i servizi sono fortemente condizionati dalle opportunità di finanziarie, quindi molte volte sono progetti che hanno una durata temporale perché è collegata ad esempio dei fondi strutturali, altre volte perché nascono in funzione di un bisogno che emerge, no, in maniera insistente su un territorio, quindi fare la mappa e disegnarli ha richiesto veramente molto tempo, e così come anche comprenderli. Quindi cioè, è stato anche un laboratorio perché per poter fare questo lavoro e perché fosse comprensibile per tutti abbiamo avuto bisogno naturalmente dei colleghi che si occupavano del servizio all'abitare, di persone che avessero esperienza nel processare e nel rendere chiaro dei processi. Abbiamo avuto bisogno anche coloro che potessero riconoscere fondamentalmente il saving e capire se lì poteva, dentro quel saving si poteva trovare, no, un'opportunità che potesse tradursi in pagamento di risultato. Tutta la parte legale, enorme, no? Perché naturalmente adesso noi ci muoviamo all'interno, diciamo, di una sperimentazione, quindi siamo blindati all'interno di un progetto. Se usciamo poi da questo schema si aprono naturalmente tutte le problematiche legate all'evidenza pubblica, legate alla possibilità di poter concorrere, no? su questa opportunità. Tutto ciò è anche molto legato naturalmente alla riforma del codice del terzo settore, no? Che apre alla dimensione della coprogrammazione e la coprogettazione, per cui anche il privato, no? si sta interrogando su che natura giuridica, no? Con quale natura giuridica proporsi, perché in alcuni casi ha senso mantenere una natura prettamente profit, in altri sensi se si vuole entrare in una dimensione di coprogettazione bisogna in qualche modo vedere se non è possibile avvalersi di soggetti che hanno quella natura, hanno quella caratteristica e hanno una mission molto chiara e definita, no? Che nel nostro caso è molto legato al tema dell'abitare e dell'autonomia abitativa. Quindi, insomma, tutto questo per dirvi che abbiamo assolutamente dedicato 12 mesi di lavoro per strutturare tutto questo modello di intervento, studiare tutta la contrattualistica, quindi ad oggi noi abbiamo un modello di contratto che definisce
il rapporto tra il pubblico e il privato definisce dove inizia e dove finisce il pubblico, dove inizia e dove finisce il privato, le responsabilità di ognuno. E naturalmente all'interno del contratto c'è tutto il tema del pagamento di risultato. Quindi parallelamente si è lavorato per la costruzione di un set di indicatori che sono associati al raggiungimento di obiettivi intermedi e di obiettivi finali. Immaginate che la stabilità abitativa non si raggiunge in 10-12 mesi, no? Quindi deve essere programmato almeno su 3 anni per vedere se effettivamente questo modello di intervento produce dei benefici. Ora, per fare anche tutto questo bisogna anche trovare dei privati fortemente motivati, perché capite che c'è un rischio finanziario e un rischio gestionale enorme dietro, nel senso che adesso siamo appunto all'interno di un quadro sperimentale, finanziato e tutto, però se poi dovesse, come ci auguriamo, andare a regime, allora naturalmente c'è tutto un tema che è forte e che deve essere preso in considerazione. Il modello che abbiamo messo noi in piedi è un modello già attivo in realtà, no? Quindi è vero che operiamo all'interno del Fondo di Innovazione Sociale, ma in realtà siamo già in una dimensione attiva, nel senso che la società che è stata costituita sta già mettendo a disposizione degli immobili per la città, proprio perché insomma la progettazione è molto matura, cioè quasi tutto è stato definito. L'investitore, nel caso di Homes for All, non interloquisce direttamente con l'amministrazione, ma interloquisce con il privato, ok? Quindi è il privato che ha un rapporto diretto con l'investitore. A noi interessa che si raggiunga il risultato. Se si raggiunge il risultato, abbiamo quantificato, abbiamo preso atto che c'è un saving chiaro e definito, perché è strettamente correlato a dei capitoli di bilancio chiari e definiti. Se si genera un saving, sappiamo a livello di bilancio dove va a incidere e sappiamo quindi che c'è la possibilità di pagare il raggiungimento del risultato. Però, come diceva allo stesso tempo, se ho inteso bene, il collega di Rotterdam, non tutto il rischio è accollato sul privato. Quando parlo di servizi integrati, voglio dire che il pubblico su una serie di servizi interviene. Quindi interviene e sostiene, ma sono i servizi esistenti. Quindi l'aspetto interessante è che questi servizi esistenti si vanno ad integrare per costruire un nuovo servizio che ci immaginiamo essere molto più efficiente, sia dal punto di vista del raggiungimento dei benefici sociali, sia dal punto di vista delle risorse economiche che vengono spese per l'obiettivo individuato. Questo è un po' quello che in qualche modo stiamo facendo. Quindi è un modello ibrido, mi sento di dire, non è un modello puro, è un modello ibrido. C'è una fortissima integrazione tra pubblico e privato. C'è sicuramente da parte sia del pubblico che del privato di prendere confidenza con questi modelli, che sono nuovi per tutti. Quindi non ho visto privati illuminati sulla questione e non ho visto il pubblico illuminato sulla questione. Tutti i 12 mesi sono stati estremamente utili per formarci. E poi naturalmente si entra poi anche in un discorso di negoziazione, nel senso che quando si vanno a definire gli importi di pagamento sul risultato, si entra in una vera e propria negoziazione, nel senso che ognuno tirerà quel proprio mulino, no? Quindi bisogna lavorare affinché si trovi un equilibrio che sia accettabile da entrambe le parti. Penso che sia una sfida bellissima, penso che si sia tracciato un percorso di lavoro che deve essere assolutamente portato avanti.
penso che questa è una strada che le pubbliche amministrazioni saranno sempre di più tenute a intraprendere. Ciò che apprezzo moltissimo è proprio il fatto che con questa esperienza si è sperimentato un modello pubblico-privato nuovo e ce n'è assolutamente bisogno, nel senso che sono sfide così complesse che non si può pensare di affidarle unicamente al privato né unicamente al pubblico. Per quello che parlo un po' di modello ibrido, no? Di modello integrato, perché solo se riusciamo a mettere insieme tutte le forze, allora ecco che ognuno a quel punto trova un vantaggio nel stare insieme, perché vede bene da un punto di vista architetturale, no? Qual è il suo ruolo, qual è la sua funzione, qual è il suo livello di responsabilità. Questo è, diciamo, quello che stiamo facendo. Speriamo di entrare dentro il Fondo di Innovazione Sociale nella fase sperimentale, insomma siamo in attesa di essere valutati, penso che sia una questione di giorni, e a quel punto insomma entreremo ufficialmente nella fase sperimentale e potremo vedere se il modellino che abbiamo messo in piedi effettivamente produce ciò che abbiamo immaginato, e vediamo soprattutto quanto il privato è stressato sull'argomento. Faccio solo notare che tutta questa progettazione, questo modello, la serietà, permettetemi di dire, che con cui abbiamo affrontato il tutto, per cui quando potremo sicuramente pubblicheremo lo studio di fattibilità e quindi vedrete un dettaglio enorme sulla questione, ha attratto molti investitori, nel senso che molti operatori finanziari privati hanno già messo a disposizione ingenti risorse con il nostro privato, per cui sono già stati concessi dei finanziamenti, il cui, ad esempio, tasso di interesse varierà in funzione del raggiungimento dell'obiettivo sociale, no? Quindi hanno preso a riferimento il nostro modello. Così come sono state fatte due campagne di equity crowdfunding, proprio per portare piccoli soci, piccoli azionisti, piccolo risparmiatore, no? Verso questa operazione, e per due round che hanno portato qualcosa come 800.000 euro nel giro di 12 mesi. Quindi vuol dire che la sfida è sentita, si intravede chiaramente la soluzione, nel senso che si capisce perfettamente che quantomeno su Torino è veramente una questione di poter disporre di immobili e riportarli su un circuito di messa a disposizione, e il fatto che insomma ci sia sia il pubblico che il privato impegnati insieme dà garanzie, dà enormi garanzie, perché un investitore a quel punto ha maggiori garanzie, perché da un lato vede entrambi gli attori impegnati e in più supportato, come dire, da un'analisi molto curata, dove insomma tutte le evidenze ci auguriamo siano state studiate e presentate correttamente. Io, insomma, questo è un po' il quadro, poi se volete entro poi nello specifico, se è necessario. Allora, grazie mille intanto per averci raccontato un'esperienza anche qui molto concreta, un'esperienza che è in fase di costruzione. E chiedo a Cristina, anche in questo caso, se ci sono delle domande che le sono arrivate in chat, e diversamente io avrei alcune questioni. Sì, allora ci è arrivata una domanda doppia. Quali sono gli obiettivi individuati nel medio e lungo periodo e qual è la durata del progetto? Allora, più facile rispondere alla prima, sulla seconda è un po' più complicato. Allora, sulla prima sono stati individuati fondamentalmente tre obiettivi. Uno è la stabilità abitativa al terzo anno, e c'è, come dire, anche una valutazione intermedia al 18° mese.
Poi c'è un obiettivo che è quello di benessere sociale, cioè verificare qual è il benessere che la famiglia ha maturato nel corso di questo percorso. E il terzo è vedere la velocità di intervento, cioè quanto, quanto l'azione è capace di intervenire più velocemente rispetto, diciamo, ad un ordinario intervento della pubblica amministrazione e quindi la capacità di mettere a disposizione immediatamente un alloggio, che è un fattore cruciale nel momento in cui siamo in una situazione di emergenza abitativa. Quindi diciamo questi sono i tre macro obiettivi. Naturalmente il primo è il più rilevante, il secondo è si basa fondamentalmente su una survey qualitativa e il terzo invece in qualche modo è legato a un discorso di disponibilità e di immediata accessibilità. Il modello è costruito su un programma triennale, ok? Quindi noi ci fermiamo al terzo anno e vediamo fondamentalmente lì se sono stati raggiunti gli obiettivi finali e lì scattano sostanzialmente i pagamenti più rilevanti. Trovandoci all'interno del meccanismo di fondazione del Fondo Innovazione Sociale, come forse sapete, il Fondo Innovazione Sociale è sostanzialmente suddiviso in tre fasi, ogni fase dura 12 mesi, quindi lo studio di fattibilità dura 12 mesi, la sperimentazione dura 12 mesi, e diciamo lo scaling, la messa a servizio dura altri 12 mesi. Quindi rispetto diciamo alla fase quindi di attuazione, noi ci fermeremo rispetto al raggiungimento degli obiettivi intermedi che sono appunto collegati al dodicesimo, insomma giù di lì, al dodicesimo mese. Per fare questo e per essere seri vuol dire che tutti quei 12 mesi non li dobbiamo prendere. Quindi la individuazione dei beneficiari, gli alloggi devono essere immediatamente disponibili, perché se no, se tutto questo lavoro ci porta via 6 o 7 mesi, in realtà poi la sperimentazione si calcola su 4 o 5 mesi, 5, che dopo poco, per poter dire che si è raggiunto un obiettivo intermedio. Ecco perché c'è tutto questo lavoro che già si sta conducendo, per cui fondamentalmente gli alloggi sono già pronti, c'è già un lavoro molto attivo con appunto con i nostri colleghi dei servizi all'abitare, in modo tale che sia i beneficiari che gli alloggi possono essere già due questioni già in qualche modo risolte, e noi possiamo andare a valutare effettivamente il valore del progetto su un arco temporale che sia accettabile, almeno per una valutazione intermedia. Allora, grazie. E se non ci sono altre domande, poi eventualmente Cristina mi dici. Una domanda che è sorta a me è sugli investitori. Ero interessata a comprendere, ha detto appunto che c'è stato un interesse quasi inaspettato, comunque un interesse degli investitori privati nei confronti di questa iniziativa. E immagino che col crowdfunding avete intercettato gli investitori, direi i cittadini, insomma gli investitori probabilmente quelli più piccoli. Mi chiedevo se tra gli investitori che avevano manifestato interesse quali fossero, cioè banche, fondazioni, profit, no profit, che tipo di investitore siete riusciti ad intercettare? Allora, il merito diciamo va fondamentalmente all'operatore privato, perché come dicevo l'investitore è, come dire, una questione che ha assunto l'operatore privato. Sono state intercettate tutte e tre le tipologie. Nel senso che all'interno del Fondo Innovazione Sociale l'investitore ufficiale è Compagnia di San Paolo. La Compagnia di San Paolo ci sta seguendo perché possa poi intervenire in fase 3, cioè in fase di realizzazione, ok? Perché questo prevede lo schema del Fondo di Innovazione Sociale, che l'investitore entri nella fase ultima, no? Che è nella fase di consolidamento, di attuazione vera e propria del servizio, non nello studio di fattibilità a cui può dare un contributo,
né nella fase di sperimentazione, perché lì svolge un ruolo di osservatore e poi naturalmente serve all'investitore capire se quel meccanismo è un meccanismo che lo convince e quindi poi esprimere una sua valutazione ai fini di un suo sostegno finanziario in terza fase. Poiché però il progetto, come dire, diceva, ha già maturato una sua dimensione operativa, la società è già nata, già sta facendo acquisizioni immobiliari o gestioni immobiliari, si è già lavorato per appunto reclutare finanziamento e quindi si è fatto prima con appunto due campagne di equity crowdfunding, dove l'investitore medio è veramente il cittadino, cioè stiamo parlando di piccole taglie, però poi alla fine, ad esempio, se non ricordo male, nella prima campagna di equity crowdfunding sono stati raccolti circa 300.000 euro, vuol dire che 100 nuovi soci sono entrati nella società. Stiamo parlando quindi che è un bel segnale, no? Perché vuol dire che, insomma, cioè, ci si crede nel progetto e ognuno prova a dare un piccolo contributo. Ma tra l'altro, essendo una startup, anche l'investitore sa perfettamente che non può, per i primi 5 anni, non può rientrare nell'investimento. Quindi, insomma, è stato molto interessante. E tutto questo poi ha attirato anche l'attenzione di altri operatori. Noi avevamo anche raccolto non solo l'interesse di Compagnie di San Paolo, ma anche di Unicredit, che aveva espresso interesse non ufficiale, come può essere, ma aveva comunque firmato una lettera di interesse a seguire il progetto e poi è intervenuta, nel senso che è intervenuta perché la società è nata, perché ha già cominciato a lavorare e quindi quando ha visto lo studio di fattibilità, ha visto l'avanzamento progettuale, ha accettato di elargire un prestito che però viene restituito in relazione, diciamo, ai risultati che verranno conseguiti, facendo riferimento a tutta quella che è la metrica che abbiamo adottato per la valutazione di impatto. E quindi, insomma, queste sono, diciamo, una settimana fa abbiamo fatto un incontro sul territorio e in realtà si sta muovendo l'impossibile, nel senso che grandi assicurazioni si stanno muovendo affinché possano costruire, no, dei fondi di garanzia a tutela del rischio. Dei designer prestigiosi si sono resi disponibili a intervenire nella ristrutturazione. Quindi, insomma, è talmente convincente e piace il progetto che sta riscuotendo abbastanza successo, no? E quindi, insomma, questo per dire che la platea di potenziali, non sono solo investitori finanziari, sono anche investitori che danno contributi in natura, no? Cioè danno il loro lavoro, che è importantissimo, perché se un grande designer decide io con poco ti ristrutturo la casa, e la casa acquista poi valore commerciale e diventa quindi importante anche per la famiglia, no? Perché si ritrova poi su una casa in cui i primi anni puoi decidere di essere in affitto, poi eventualmente puoi decidere anche di acquistarla, ma si trova già un alloggio che è già, come dire, con un valore commerciale che è un valore dignitoso. Quindi, insomma, c'è effettivamente, si è aperto un mondo nuovo. E naturalmente, come Chiara sai, non è che le norme sulla contabilità pubblica ci aiutano tantissimo, e quindi anche noi, insomma, lo stiamo vivendo come se fosse un contratto con obbligazioni di risultato, no? Cioè, è costruito con quell'ottica lì, perché sennò diversamente sarebbe un po' più complicato. Però, insomma, siamo in un percorso di apprendimento collettivo, nel senso che non solo noi, ma anche lo Stato, il governo, ha interesse a capire, insomma, quali sono le opportunità e le criticità, perché poi
può far leva sul piano normativo, no? E per quello può essere una funzione molto utile, e anche noi e i privati stiamo apprendendo modalità nuove di interazione e di azione. Devo dire che la riforma del codice del terzo settore può essere veramente molto molto utile, molto molto utile da questo punto di vista. Infatti mi chiedevo proprio la domanda successiva che ti volevo fare, anche così per concludere il webinar di oggi, era proprio sull'evidenza pubblica, nel senso che la domanda che ti volevo fare era se ritieni, o meglio, quali sono le criticità che tu vedi nel rendere consolidata questa esperienza, perché giustamente nella tua presentazione hai fatto più volte riferimento al fatto che si tratta di un fondo e quindi che tutta una serie di normative possono non essere applicate. Tu credi che a pieno regime queste normative possano costituire ad oggi naturalmente un reale intralcio o per la pubblica amministrazione in particolare o appunto questa cosa possa, diciamo, possa essere scaled up seriamente. Poi vedo adesso, scusate, che poi c'è una domanda in chat, ho rubato, quindi ti lascio rispondere a questa, poi ho visto adesso che ce n'è. Io ti porto il mio punto di vista personale sulla vicenda, certo. Perché il tema è delicato, quindi non vorrei che poi la città in qualche modo. Io la vedo così. Adesso siamo all'interno di come se fossimo in un progetto europeo, no? Dove insomma siamo all'interno di un quadro, come se fossimo in Horizon, siamo in una sperimentazione, quindi va bene, i soggetti sono stati individuati, lavorano, prendono e fanno. A regime quello che io penso che sia importante tenere bene in considerazione è la velocità e la flessibilità. Se non siamo veloci, non siamo flessibili, crolla tutto quanto. Se cominciamo a pensare di applicare le norme degli appalti pubblici, ragazzi, salta tutto, salta completamente. Cioè non è che salta, il processo si fa lunghissimo, va in imbuto, perché poi ne individui uno, no? E non funziona. Insomma, rischiamo di ingessarlo e di rendere poco efficace un'azione che fa della velocità e della capacità imprenditiva l'elemento qualificante. Allora, per quello dico che è importante la riforma del codice del terzo settore, perché se invece entriamo in una modalità di accreditamento o di coprogettazione, allora entriamo, come dire, all'interno di procedure e procedimenti un po' più veloci, un po' più elastici, dove ci potrebbe essere spazio per tutti, perché se applichiamo una logica dell'accreditamento, messo il modellino, questo è il modellino, questi sono gli indicatori, queste sono le condizioni, chi è interessato venga, si accrediti e stipuli il contratto, questo potrebbe essere veramente il modo migliore perché possano nascere sul Torino N esperienze simili, no? Non è detto che uno debba essere titolare dell'immobile, può essere un gestore, no? Che raccoglie. Cioè, l'importante è che poi, oltre a messa a disposizione degli immobili, ci sia una serie di attività di accompagnamento sociale, perché quello è l'elemento qualificante. Cioè, la stabilità abitativa non è solamente legata, no? Al fatto che ti do a disposizione un immobile a prezzi calmierati, va benissimo, condizioni sine qua non, da quello non parte nulla. Ma la grande sfida è vedere se attraverso appunto il fatto che tu non perdi la casa hai modo di ritornare in una situazione che ti consente di poter essere autonomo e di non rischiare di ritrovarti di nuovo in una situazione di difficoltà. E quindi il tema abitare e il tema lavoro e il tema inserimento sociale sono strettamente connessi. Quindi determinante sarà poi l'attività di accompagnamento sociale e la capacità che fa accompagnamento di orientare il beneficiario verso magari tutti quei servizi che già esistono.
Scusami, leggo la domanda che è in chat, così in questi ultimi minuti ti lascerei rispondere a questa. Buongiorno, avrei un paio di domande. Chi sono i beneficiari? Quindi siamo sul lato beneficiari. Devono avere specifiche caratteristiche? Ad esempio un lavoro per partecipare al progetto? Quanti beneficiari avete intenzione di supportare attraverso il progetto e che servizi avete coinvolto per garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto? Qui entriamo nel dettaglio. Allora, ci sono due tipologie di beneficiari, che abbiamo chiamati i beneficiari capienti, i beneficiari parzialmente capienti. Allora, scusate, invece incapienti e i beneficiari parzialmente capienti. Ok, allora. Per cui la sperimentazione sarà rivolta su 17 famiglie, 11 sono parzialmente capienti, vuol dire che hanno un minimo di reddito che può anche arrivare dal reddito di cittadinanza, dal fatto che è un lavoro precario, dal fatto che insomma non sia a reddito zero, ma che sei in una situazione di fragilità, ma hai comunque tutto sommato una situazione finanziaria che ti consente in parte di coprire spese legate all'affitto e con cui si può iniziare un percorso di sostegno affinché le tue entrate diventino un po' più robuste. Gli altri sono invece situazioni di persone incapienti, quindi o senza lavoro o senza alcun altro sostegno finanziario che possa provenire dal pubblico, ma siamo interessati anche a vedere come questo strumento agisce, come questo modello è capace di intercettare questo tipo di target. Evidentemente è molto più sfidante, è molto molto più complicato e anche in questo caso quindi il ruolo del pubblico può essere è più marcato, nel senso che noi possiamo intervenire pagando i primi mesi di affitto in modo tale che con quei primi mesi di affitto possa partire l'attività di accompagnamento sociale, quindi venga inserito e possa partire l'attività di accompagnamento sociale. Quindi questo è, diciamo, sono i due target group. Sui servizi, quindi ci sono, quasi tutti sono servizi che dentro il Comune di Torino stanno dentro il Dipartimento dei Servizi Sociali, ma sono stati attivati i servizi del lavoro, i servizi sociali e i servizi dell'abitare. Mentre il progetto, quindi il ruolo guida che abbiamo noi, è condotto da noi che siamo il settore innovazione. Proprio perché insomma su questi temi qua è da un po' che li seguiamo, li studiamo, insomma lavorando sempre sull'innovazione, che sia sociale o tecnologica, insomma abbiamo un po' assunto questo ruolo che manterremo anche nella fase di sperimentazione e poi ci auguriamo che poi da quel momento in avanti sia poi invece l'altro dipartimento ad assumere la completa responsabilità e di poter agire. Quindi come città questi sono, diciamo, i settori direttamente coinvolti nella fase operativa. Naturalmente per poter costruire questo modello di finanza, per capire come impatta sul bilancio, i servizi finanziari sono stati coinvolti, così come è stato coinvolto anche il controllo di gestione, perché anche la costruzione degli indicatori, tutto, no, è stato un attimo fatto in consultazione con il controllo di gestione e con il nostro settore ufficio legale, con il settore contratti a parte, per tutta quanta quella che riguarda la normativa contrattualistica. Lo dico, è stato un bel lavoro, diciamo, di equipe interno, ma anche esterno, perché poi, insomma, anche il privato in realtà è una compagine fatta da più attori con professionalità molto diverse, no? Quindi abbiamo gli esperti di finanza, gli esperti sociali, gli esperti di accompagnamento sociale, gli esperti di analisi immobiliare, gli esperti di gestione immobiliare, insomma anche loro si sono
molto, molto organizzati, perché naturalmente è un tipo di progetto in cui la multidisciplinarietà è fondamentale, non c'è, non si riesce ad andare avanti. Benissimo. Se non ci sono altre domande, quindi se questa domanda è stata chiarita e se non ce ne sono altre, eventualmente sempre Cristina interrompimi, io mi avvierei la conclusione, così saremmo proprio perfetti, diciamo spacchiamo il minuto alle 13. Io uso questo minuto solo per ringraziarvi tutti per aver partecipato sia a questo modulo che a quello precedente. Spero che diciamo la teoria e la pratica siamo riusciti ad unirle, abbiamo tentato di creare delle connessioni appunto tra mondi un po' distanti, quindi tra le politiche del lavoro, del welfare, il mondo della finanza e esperienze concrete, e spero che questo vi abbia anche, diciamo così, fatto nascere non solo un interesse maggiore, ma anche proprio delle idee di implementazione sul territorio da cui venite. E quindi con questo io vi ringrazio, vi faremo avere le slide che sono state proiettate, e tutto comunque verrà anche caricato sul sito del progetto, in modo tale che se avete altri dubbi, altre questioni, potete trovare, fugare tutti i vostri dubbi su questo sito. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima occasione, e ci sarà sicuramente una conferenza finale, perché stiamo finendo questo progetto, manca solo la conferenza finale in maggio, una situazione più strutturata di questa, speriamo addirittura in presenza se non blended, e quindi vi inviteremo a partecipare in quell'occasione, e spero di rivedervi in quell'occasione. Un saluto a tutti e vi ringrazio, e alla prossima appunto. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata e buon pranzo.